Se prendete posto possiamo iniziare perché sarà una mattinata intensa, quindi abbiamo vari interventi, pregherei tutti di prendere posto così possiamo iniziare. Passato possiamo insegnarci di nuove generazioni come non sbagliare per le decisioni di tutti. E caso vi piace, insomma, che impressione le fa? Vorrei iniziare con una frase di Liliana Segre che tutti conosciamo e ammiriamo. La memoria è un vaccino prezioso contro l'indifferenza. Buongiorno a tutti, credo che questa frase di Liliana Segre sia bene ricordarla proprio oggi, qui in questa piazza, perché è vero, la memoria è un vaccino prezioso contro l'indifferenza, e perché la memoria sia viva è necessario conoscere la storia, conoscere quello che è accaduto nel passato, e questo ce lo ricorda anche Primo Levi. Ed è importante il lavoro che si fa in questa città, Casoli, cittadina, che diciamo io ringrazio anzi il comune, gli organizzatori per avermi invitata, perché ho un legame forte con Casoli, ultima tappa del sentiero della libertà che attraversa la Maiella, perché Casoli sta lavorando in maniera viva alla memoria per non renderla un qualcosa di rituale, ma per farla vivere tutti i giorni. Noi siamo in questa piazza, chiunque passa, legge i pannelli, vede dei volti, dei nomi che erano diventati dei numeri, e capisce quello che è accaduto, che non è accaduto tanto lontano da noi, è accaduto qui vicino a noi. È accaduto vicino a noi perché l'Abruzzo, voglio ricordarlo, sarà detto nel corso di questa mattinata, che ci porterà appunto all'inaugurazione di un altro pezzo importante di questa piazza della memoria, perché l'Abruzzo era una regione piena di campi di concentramento, troppo a lungo noi abbiamo rimosso questa storia e pensavamo che riguardasse un altro paese, altri posti lontano da noi, invece era in Abruzzo, c'erano campi di concentramento, c'era un fenomeno concentrazionario complesso, c'erano tanti internati, internati liberi, e ne parleremo perché qui ci sono molti storici, persone esperte, ci sono anche persone che hanno vissuto sulla propria pelle, attraverso i propri familiari, queste vicende. Quindi una città che custodisce la memoria, ma non solo la custodisce, la rende viva. A Casoli c'era un campo di concentramento e noi dobbiamo proprio al lavoro fatto da Giuseppe Lorentini con l'amministrazione comunale il riemergere di questa storia. E io voglio qui ricordare, diciamo, anche una persona che non c'è più fisicamente ma è qui con noi, voglio ricordare il sindaco Sergio De Luca, che è scomparso l'estate scorsa e che tutti qui a caso le hanno conosciuto per la grande passione che metteva nel vivere con il suo paese, nel vivere con la comunità, e ci teneva tantissimo a questo lavoro sulla memoria. Quindi credo che sia veramente doveroso ricordarlo come uno dei protagonisti anche di questa giornata che noi ci apprestiamo a vivere. Dicevo del campo di concentramento di Casoli, dove erano rinchiuse 218 persone, che erano 108 ebrei stranieri, per lo più tedeschi, austriaci, polacchi, e poi c'erano degli internati politici, ha avuto una ex jugoslavi, e dunque ha avuto una storia complessa che ha ricostruito appunto, come dicevo, lo storico Giuseppe Lorentini, e che ha anche raccontato in un bel libro dal titolo L'ozio coatto. E tra l'altro Casoli e questo lavoro, diciamo, ha anche aperto la strada del digitale prima che diventasse un fatto per noi ormai quotidiano per via della pandemia. Pandemia che però ha costretto anche questa manifestazione, diciamo, ad avere dei numeri contingentati, ad avere, ecco, siamo tutti qui con le mascherine, insomma, ha in qualche modo ridimensionato quello che voleva essere questo giorno importante appunto per la memoria. Io vorrei chiamare adesso qui accanto a me il sindaco Massimo Tiberini,
perché adesso sarà lui, diciamo, a introdurre la mattinata. Ricordo anche che è importante il lavoro che si sta facendo a Casoli e non solo a Casoli, perché coinvolge i giovani, ecco, i ragazzi sono qui seduti e poi ci saranno loro i protagonisti di un'ampia parte di questa mattinata, perché è importante anche questo passaggio di testimonianza. Ricordiamo che non è iniziato tanto presto, è stato faticoso per chi ha vissuto nei campi di concentramento, ha vissuto l'internamento, poi poter raccontare la propria storia. Sindaco, se mi vuol raggiungere, il sindaco Massimo Tiberini, perché sarà proprio lui, come dire, a parlare di questo lavoro che è stato fatto, che non è un lavoro che riguarda solo il passato, ecco, voglio dire, è un lavoro che ci ammonisce molto su quello che può accaderci e soprattutto sull'odio e la violenza, che purtroppo vediamo non solo riaffiorare, direi che ci sono dei segni preoccupanti che vedono quest'odio e questa violenza attraversare la nostra quotidianità, ed è questo che dobbiamo evitare. Sindaco, comincio da lei per dirle che gli interventi iniziali, come dicevo, c'è uno spazio ampio dedicato anche ai lavori che hanno fatto le scuole, e poi ci saranno poste anche delle pietre d'inciampo. Gli interventi devono essere, al sindaco magari gli concediamo qualcosa di più, abbastanza brevi. Va bene, grazie a tutti, grazie per la tua presenza e l'esposizione, e un ringraziamento va a tutti presenti indistintamente, perché oggi è veramente un giorno estremamente importante per noi, e vi voglio porgere i saluti miei e di tutta l'amministrazione comunale. Voglio partire dalla frase finale del discorso, che è la riproposizione di un messaggio che è venuto dal ministro Carfagna, che a me è piaciuto tantissimo e per me deve essere il monito e il messaggio fondamentale di questa giornata, ma delle giornate a venire. E il ministro, che si è scusato per la sua non presenza, era stata con noi anche il 25 aprile del 2018 proprio con il Presidente della Repubblica Mattarella, voleva essere di nuovo con noi, non gli è stato possibile, sapete i momenti importanti che stiamo vivendo a Roma, e tra le altre cose a me è piaciuta tantissimo questa frase: che questo lavoro è uno sforzo compiuto nel voler dare un nome e un volto ai prigionieri di Casoli, vittime e testimoni di eventi che ci ammoniscono sui rischi di una società dominata dall'odio. Veramente questa società dominata dall'odio che sta riaffiorando è qualcosa che noi dobbiamo sicuramente stigmatizzare e non possiamo poter dargli spazio. Non è proprio il caso di dare spazio a comportamenti che vogliono seminare soltanto l'odio. Questa frase mi era piaciuta tantissimo e quindi la volevo concludere nel discorso. Allora, desidero ringraziare le autorità presenti e tutti coloro i quali con grande entusiasmo hanno contribuito alla realizzazione delle iniziative per il giorno della memoria, che, come disse il Presidente Mattarella, rappresenta un momento importante per la presa di coscienza nei confronti di un passato dove Auschwitz rimane, oltre la storia e il tempo, simbolo del male assoluto, e che noi italiani, che abbiamo vissuto l'onta incancellabile delle leggi razziali fasciste e della conseguente persecuzione degli ebrei, abbiamo il dovere morale verso la storia e l'umanità di ricordare. Uno dei 15 campi di concentramento fascisti d'Abruzzo si trovava a Casoli, in provincia di Chieti, e con un'importante ricerca di Giuseppe Lorentini tornano alla luce documenti importanti di persone deportate e detenute perché invise al regime. Nell'anno che abbiamo appena lasciato sono passati 80 anni dall'occupazione italiana della Jugoslavia, che ha portato in quel vortice di violenza le truppe italiane di stanza nei territori annessi o occupati ad essere non semplici spettatrici ma protagoniste. Si tratta di una delle pagine più buie della nostra storia nazionale, rimaste nel dimenticatoio. Oggi siamo proprio qui anche per questo. Ringrazio Sua Eccellenza l'ambasciatore della Repubblica Slovena, Tomáš Kunstel, che ha espresso il suo personale apprezzamento per il nostro lavoro di recupero della memoria storica e per aver riportato in luce il dramma umano e politico degli internati sloveni durante il regime fascista. E voglio citare le sue parole, ambasciatore, che ha detto poc'anzi, che la sua presenza qui non riguarda certamente il passato, ma riguarda soprattutto il futuro. E questo è veramente un insegnamento molto importante per ognuno.
Aggiungo inoltre il grande onore di accogliere qui a Casoli, con la loro presenza e partecipazione, i familiari dell'internato sloveno avvocato dottor Fortunat Mikuletic, che nel 1943, proprio a Casoli, scrisse in sloveno la sua testimonianza diretta dell'esperienza dell'internamento. E un altro ulteriore grande ringraziamento va alle scuole, protagoniste e discusse di un recupero della memoria, alle scuole di Lanciano e di Casoli, che con l'apposizione delle pietre di inciampo e del lavoro che stanno facendo i ragazzi, gli insegnanti, le dirigenti, danno la testimonianza più importante in assoluto, a mio avviso, che possiamo assolutamente rimarcare. E voglio in questo caso salutare, oltre a tutti gli intervenuti, in particolare il rappresentante della provincia qui presente con il nome di Sergio Furia, i tanti amministratori presenti, li cito alcuni perché non ho visto tutti, ma sicuramente il sindaco di Castelfrentano, vice sindaco di Altino, il sindaco di Sant'Eusanio ed altri amministratori. Adesso che ho iniziato a citare sicuramente farò brutta figura perché dimenticherò qualcuno e non me lo potevo permettere. Comunque l'AMPI nazionale, il professor Certi che poi interverrà, vabbè mi fermo perché non... Con le mascherine anche. È complicato. Continuo, il 20 luglio del 2000 si istituiva nel nostro paese il giorno della memoria, una data che serviva a celebrare il ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, come riporta la stessa legge. La scelta della data del 27 gennaio non era causale, ma coincideva con l'abbattimento dei cancelli di Auschwitz e Birkenau, a livello simbolico il più grande e importante campo di sterminio nazionalsocialista. Alla luce degli avvenimenti degli ultimi anni, mi preme ricordare che la commemorazione delle persecuzioni razziali non prevedevano il ricordo delle vittime di cambio di sterminio, ma di tutte quelle persone che erano state perseguitate dalle leggi razziali, dalla cui emanazione avevano magari perso il posto di lavoro oppure il diritto allo studio, e nella persecuzione italiana veniva quei cittadini italiani e stranieri che erano stati classificati di razza ebraica. Si sceglieva quindi di ricordare, di celebrare e aggiungerei anche di approfondire attraverso studi, ricerche e attività didattiche, l'orrenda pagina dei campi di concentramento fascisti per lungo tempo rimasti nell'oblio. Uno di questi campi era presente anche nel nostro comune, qui a Casoli, nelle cantine del Palazzo Tilli e della sua dependance, e che ringrazio la dottoressa Tilli per... Dottoressa Allegrino per la costante vicinanza all'amministrazione comunale e che ci dà sempre la possibilità di visitare le cantine che sono state che sono riemerse anch'esse alla luce per tutti i cittadini e tutti i visitatori che vorranno visitare Casoli. E quindi nel campo passarono tra il 40 e il 42 108 ebrei stranieri internati, di cui 9 furono successivamente sterminati ad Auschwitz, come ad esempio Salò e Giacomo Nagler, Arthur First, dei quali si ricorda la loro ultima località di internamento con la posa delle pietre di inciampo avvenuta a Castelfrentano il 7 gennaio 2020. Un altro assassinio alla risiera di San Sabbia di Trieste. Dal 42 al 44 ve ne passarono altri 110 internati civili politici provenienti dall'ex Jugoslavia, croati e sloveni anzitutto. Oggi noi ci troviamo a inaugurare il memoriale europeo dell'ex campo fascista di Casoli, un monumento dedicato alla memoria degli internati, e questo campo, che faceva parte dei 15 campi di concentramento abruzzesi allestiti dal regime fascista all'indomani dell'entrata in guerra dell'Italia nel giugno del 1940. Si tratta di un gesto alto e significativo, proseguendo un percorso della memoria lungo e faticoso, vissuto dalla nostra comunità con impegno e partecipazione. Voglio ricordare in questa occasione le tante visite, una su tutte quella del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il 25 aprile del 2018, oppure la trasmissione di Rai 3, andata in onda dentro il nostro teatro il 27 gennaio del 2019, che approfondiva le vicende del nostro territorio. Casoli, quindi, durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, fu un comune speciale che ospitò le persecuzioni, ma anche il riscatto delle nostre popolazioni.
È proprio questo il compito della memoria, riscattare i morti e le infauste vicende. Aggiungo inoltre che la posa delle sette pietre d'inciampo nel contesto urbanistico, realizzate dall'artista tedesco Gunther Demling, un'iniziativa congiunta degli studi scolastici superiori del classico Emanuele II di Lanciano e Algeri Marino di Casoli, coordinata dal professor Luciano Biondi e promossa e sostenuta dalla nostra amministrazione comunale, con il suo significato simbolico quale monito contro l'oblio, permetterà a Casoli di entrare far parte del più grande monumento diffuso mosaico di memorie europee. Quando a Casoli ci chiediamo che cos'è la memoria, rispondiamo: è essere custodi e cultori delle storie di coloro che sono passati e che ci hanno lasciato i loro volti incisi nella nostra terra come un segno da non cancellare. Ecco il compito della memoria: educarci ad essere più umani verso gli altri. Grazie. Ecco, nelle parole del sindaco c'è già il segno della complessità di quegli avvenimenti che abbiamo vissuto. Il campo di concentramento di Casoli, altri 14 campi di concentramento, tutto il fenomeno degli internati, persone arrivate da posti lontanissimi dal nostro Abruzzo. E qui all'ombra della Maiella è stata ricordata la visita, le parole di Sergio Mattarella, la nascita delle bande partigiane, la Brigata Maiella. E fatemi aggiungere anche la resistenza umanitaria, la capacità di tante persone, semplici, contadini, pastori, gente che abitava queste montagne, di ospitare e di accogliere persone diverse. C'è una scrittrice, Alba de Céspedes, che ha scritto parole bellissime sull'accoglienza ricevuta qui, in una masseria verso Torricella Peligna, e dove venivano accolte persone che parlavano altre lingue e con loro si divideva il pane e si davano le coperte, e quindi credo che sia un monito veramente, come diceva, che non si aveva, ecco, si divideva il pane che non si aveva. Ecco, che non si aveva, e quindi era un monito importante. Quindi grazie al sindaco che ha citato la presenza importante per questa giornata, ma per la nostra comunità casolana e abruzzese, dell'ambasciatore della Repubblica di Slovenia Tomáš Gustell, che io chiamerei qui accanto a me per un intervento. Prego. Prego. Egregio signor sindaco Massimo Tiberini, gentili dirigente scolastica dell'Istituto Istruzione Superiore Statale Algeri Marino, dottoressa Costanza Cavaliere, stimato rappresentante del centro documentario del campo fascista Casoli, dottor Giuseppe Lorentini, stimati storici ed esperti, professori e docenti, rappresentanti dell'ANPI e della comunità ebraica, cari parenti degli ex internati sloveni Fortunat Mikuletic e Ljubo Ravnikar e di tutti coloro che hanno sofferto in questi luoghi, gentili rappresentanti delle autorità statali e locali, delle istituzioni e dei media, signore e signori. Vi saluto cordialmente a nome della Repubblica di Slovenia e ringrazio per l'invito a partecipare a questa giornata di memoria per ricordare tutti gli internati del campo di Casoli. Sono grato di poter oggi, insieme a voi, rendere omaggio alla sofferenza di coloro che sono passati del campo di concentramento nella vostra città. La memoria è una delle qualità fondamentali dell'essere umano, senza la quale la nostra vita sarebbe vuota. Oggi ci siamo riuniti in questo bellissimo luogo abruzzese per commemorare i numerosi sfortunati vissuti durante la Seconda Guerra Mondiale e derubati dal fascismo, che scelse anche gli sloveni come una delle sue prime vittime, di tanti diritti umani e di libertà fondamentali, dall'uso della madrelingua al diritto di esistenza nazionale. Per finire in un campo di concentramento, da cui molti non tornarono mai più, spesso bastava essere patriota o avere origini ebraiche, slave o anche slovene. Il campo di Casoli, in cui fortunatamente non morì nessuno,
Fu uno dei tanti campi di concentramento e operò fino a settembre 1943, quando sotto l'occupazione tedesca dell'Italia la maggior parte dei prigionieri venne trasferita ad Auschwitz o alla risiera di San Saba a Trieste. Tra i 218 internati, 108 erano ebrei, la maggior parte provenienti dall'Austria, Germania e Polonia. Nel campo sono stati detenuti anche 110 oppositori politici provenienti dall'ex Jugoslavia, di cui alcuni erano sloveni. Tra una trentina di nomi sloveni, provenienti da tutte le parti della Slovenia, sono anche il pittore sloveno Ljubo Ravnikar, il medico Peter Držaj e l'avvocato Fortunat Mikuletić. Quest'ultimo è anche autore di una testimonianza sugli eventi del campo, pubblicata postuma e intitolata Internatitis, edita nel 1974 dalle edizioni Mohorjeva, una casa editrice slovena di Gorizia. La memoria non è solo un mezzo che ci aiuta a conoscere la storia, ma è allo stesso tempo una consolazione per tutti coloro i cui cari hanno dovuto, ingiustamente, trascorrere qui parte della loro vita. Con la cerimonia odierna il campo di concentramento di Cassoli si trasforma in un luogo europeo della memoria. E questa memoria deve trascendere la sofferenza umana dell'individuo e diventare monito per le nuove generazioni affinché non ripetano gli errori dei loro antenati. Signore e signori, mentre riflettevo al mio discorso da fare oggi, mi sono ritrovato in un turbinio di immagini totalitarie del periodo di guerra e del dopoguerra, e come se fossi all'improvviso uscito da un tunnel buio, ho rivissuto l'incontro dei presidenti italiano e sloveno, Mattarella e Pahor, nell'estate del 2020 a Basovica, proprio al confine tra Italia e Slovenia, dove a poche centinaia di metri di distanza si trovano due monumenti importanti sia per gli sloveni che per gli italiani, in ricordo della sofferenza degli sloveni sotto il fascismo e della violenza postbellica delle autorità jugoslave sulla popolazione di confine. I presidenti di due paesi e nazioni confinanti, che in passato non sono stati risparmiati dai totalitarismi, hanno deposto una corona comune davanti a entrambi i monumenti, rimanendo in un silenzio che urlava più di mille voci, con la mano in mano. Come volessero dire agli sloveni e agli italiani e al mondo intero che la sofferenza non sarà mai dimenticata e che la compassione per il dolore del prossimo è l'unica cosa che ci dà l'opportunità di una convivenza di qualità, come oggi, così domani. Il loro messaggio è stato chiaro: il futuro risiede nella solidarietà, nel rispetto reciproco e nel dialogo. Se dovunque, gentili signore e signori, a Cassoli e in numerosi luoghi della memoria delle sofferenze passate e presenti in Europa e nel mondo, diamo ascolto ad eterna dottrina di Antigone e facciamo nostro quello dei nostri figli e dei loro figli, il suo grido: non per odiare io sono nata, ma per amare. Grazie. Il valore dell'essere umano, dell'umanità, questo veniva anche fuori dalle parole dell'ambasciatore Custel. Venendo qui a Cassoli ho sentito un'intervista di Sami Modiano e diceva proprio che il suo voler gridare ancora oggi che non bisogna differenziarci,
per razze, colore di pelle, quello che siamo. Siamo tutti esseri umani. Questo credo che sia importante tenerlo a mente se vogliamo che la memoria viva, diventi fertile per il nostro futuro. Tra le lettere che ha ricevuto il sindaco Massimo Tiberini c'è anche quella del presidente nazionale dell'AMPI Pagliarulo, e l'AMPI, che è impegnato in questo lavoro appunto di non solo di custode ma per tener viva la memoria, per farne qualcosa che ci accompagni nel presente e ci aiuti a costruire un futuro diverso. A rappresentare l'AMPI c'è qui Vincenzo Calò, che pregherei di raggiungermi, della segreteria nazionale, che appunto porterà un po' un saluto da parte dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie a nome mio personale e dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia all'amministrazione comunale di Casoli in testa e al suo sindaco Tiberini. Grazie ai sindaci dei comuni limitrofi, grazie alle autorità presenti e un saluto particolare all'ambasciatore della Repubblica Serba in Italia. Slovena, chiedo scusa. Grazie alla comunità di Casoli e permettetemelo, grazie al presidio instancabile dell'AMPI, nella persona della presidente della sezione locale Piera Della Morgia, che ci garantisce la continuità e la piena affermazione sempre dei valori costituzionali che è il nostro cimento quotidiano. Vedete, noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo e senza responsabilità forse non meritiamo di esistere. Questo lo disse José Saramago. Noi siamo qui oggi non solo per ricordare, ma per rinnovare la memoria, renderla attiva e risvegliare le coscienze che sembrano intorpidite. Troppi i fatti che ancora oggi rievocano la pagina più buia della nostra storia, la storia d'Italia, la storia d'Europa, la storia del mondo. Inaugurando questo simbolo della storia, ripercorriamo insieme la condizione di quei prigionieri. Entriamo nelle loro vite devastate dalla barbarie. Facciamo nostro quel sacrificio e quelle sofferenze, la rinuncia ad un'esistenza normale. Al contempo ricordiamo però anche i grandi gesti di solidarietà delle popolazioni locali, il rapporto con la comunità cittadina, la costruzione del sogno di un domani migliore. E permettetemelo, ricordiamo qui oggi anche le gesta eroiche degli uomini e delle donne della Brigata Maiella, che hanno dato un contributo fondamentale alla liberazione del nostro paese dal nazifascismo. Con la giornata della memoria ricordiamo il tentativo nazifascista di distruzione totale del popolo ebraico, la Shoah. Oggi, in questo luogo, luogo simbolo, dobbiamo ricordare tutte le vittime del nazifascismo, al di là della ragione per la quale furono vittime. Esse vanno egualmente considerate, le vite indegne di essere vissute secondo i nazifascisti, ovvero quelle dei Rom, dei Sinti, dei Camminanti, dei Calè, gli Zingari, 500.000 in tutto, dei Testimoni di Geova, 18.000, degli omosessuali e delle lesbiche, se ne stimano diverse migliaia, dei militari internati, 600.000, e infine, ma non per ultimi, dei deportati per motivi politici, i cosiddetti triangoli rossi. Se ne stimano 30.000 solo in Italia. Quasi 10.200 di questi non faranno mai più ritorno a casa. Coi venti di guerra che soffiano di nuovo nel cuore d'Europa e l'isteria militarista che torna ad imporsi, coi muri che si alzano per discriminare gente disperata, uomini, donne, bambini, che hanno come unica rivendicazione il diritto alla vita, col Mediterraneo che rappresenta il più grande cimitero a cielo aperto dei nostri tempi, la speranza che vogliamo consegnare alle nuove generazioni è che la lezione più importante dei partigiani e delle partigiane, che qui oggi indegnamente rappresento,
si riesca concretamente a farla nostra, contro ogni indifferenza e sottovalutazione del pericolo, ovvero di poter vivere in un mondo di pace e sconfiggere una volta per tutte ogni forma di razzismo, discriminazione, diseguaglianza e sopraffazione che sono il brodo di cultura in cui proliferano il nazismo e il fascismo ancora oggi. Vi ringrazio. Appunto, è stato ricordato il nazismo e il fascismo, perché questo lavoro qui a caso, dei lavori che vengono fuori dalla ricerca storica, ci ammoniscono su un fatto, che non siamo stati immuni, diciamo, da quello che è accaduto. Ricordiamoci quello che ha provocato il fascismo con le sue leggi razziali, col suo mettere al bando. Non è che i campi di concentramento appartenevano a una realtà, come dicevo all'inizio, lontana da noi. Stavano qui e vedevano purtroppo tanti italiani coinvolti, accanto ai resistenti, alle partigiane, ai partigiani e a chi faceva la resistenza umanitaria. C'erano tanti altri invece che facevano un lavoro diverso. Anche questo va ricordato. La storia è complessa, ci sono luci e ombre. Ma senza la storia non possiamo neanche costruire una memoria attiva. Per questo è importante che qui oggi, dà vita a un lavoro venuto da uno storico, fatto con la documentazione e con gli archivi, ed è per questo che ci accompagnano in questa mattinata, per capirne il valore, alcuni storici importanti. Chiamerei subito Enzo Fimiani, che è docente all'Università d'Annunzio e direttore scientifico dello IASRIC, che è l'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea. Grazie. È giusto che io sia breve, per rispetto del programma complesso della mattinata, per cui farò soltanto due riflessioni, che però sono strettamente collegate l'una all'altra. E la prima riguarda il motivo per cui sono qui, il ruolo con cui oggi sono qui, perché indegnamente sono qui a rappresentare un organismo nazionale, che è l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, che ha sede a Milano e che coordina una rete di ben altri 65 istituti presenti in tutta Italia, che sono i cosiddetti istituti della resistenza, e quindi studiano non solo la resistenza, ma in generale l'Italia contemporanea e il mondo contemporaneo. Rappresento qui quindi anche l'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea, l'Oriasric, appunto citato da Maria Rosaria Lamorgia. E quindi questo cosa ci dice? Che l'Abruzzo, attraverso il suo istituto, sta dentro una rete più grande, una rete nazionale. Quindi questo è il primo insegnamento, diciamo, che possiamo trarre formalmente dal fatto che il Parri nazionale vuole essere qui insieme a tutti voi. Vale a dire che ha senso muoversi e si ottengono davvero risultati soltanto se si fa rete. Più possibile, la rete deve essere possibilmente più ampia per poter raggiungere gli obiettivi che ci proponiamo. Ormai rimanere chiusi in qualche modo nel proprio orticello non serve più. La seconda riflessione, come dicevo, si collega alla prima, perché riguarda invece il merito, l'oggetto del motivo per cui siamo qui, cioè tutto il grande lavoro progettuale che è stato fatto e in fieri e si farà intorno alla memoria del campo di internamento di Caso, il grande lavoro fatto da Giuseppe Lorentini, che saluto affettuosamente, dalle amministrazioni comunali al plurale che si sono succedute qui a Caso. Cosa ci insegna questo lavoro? E veramente complimenti a tutti. Ci insegna che Casoli, quindi un cittadino abruzzese, di un Abruzzo che non è, che è un po' la periferia dell'impero, tra virgolette, dal punto di vista storico, perché tali siamo noi in Abruzzo, certamente non siamo mai stati dentro le direttrici della grande storia, eppure Casoli, e con Casoli l'Abruzzo, perché dobbiamo fare rete a livello abruzzese, che è molto più difficile farlo che a livello nazionale, come ben sappiamo, storicamente, visti i campanilismi che ancora ci avvelenano, Casoli, insieme all'Abruzzo, sta dentro la grande storia, sta dentro la storia più grande. Cioè il campo di Casoli in sé, no? Ha un valore relativo, il vero valore acquista valore sul serio il campo di Casoli, che sta dentro una storia più grande, non soltanto nazionale legata
all'universo, diciamo così, dell'internamento fascista per varie ragioni, eccetera, ma dentro la grande questione storica, planetaria direi, che è una delle grandi questioni del Novecento, che riguarda appunto l'internamento, no? La coercizione, l'internamento è la prigionia in senso lato, che riguarda la coercizione, diciamo, dell'uomo sull'uomo per motivi vari, politici, etnici e così via. Quindi questo, secondo me, questi sono i due messaggi che, per il mio ruolo che oggi ho qua, intendo lanciare, che mi sembra un po' lo spartito su cui lavorare ancora insieme. Ovviamente noi siamo qua come Istituto Abruzzese, io personalmente. Grazie. Grazie. Ecco, il grande fenomeno dell'internamento è il fatto che non si possa parlare, come dire, togliere dal contesto una storia, la storia vive nei suoi rapporti. Adesso io pregherei il professor Giovanni Cerchia, che è ordinario di storia contemporanea all'Università degli Studi del Molise, di raggiungerci, perché tra l'altro il professor Giovanni Cerchia, è stato già ricordato poco fa, sta avendo un ruolo importante proprio nella, come dire, nel ridare vita al lavoro fatto da, spero di dirlo bene, Fortunat Mikuletic, attraverso questo libro che lui scrisse durante l'internamento anche qui a Casoli. Voglio ricordare che a lungo è rimasto sconosciuto, ma poi sappiamo che finalmente era stato addirittura pubblicato all'inizio, poi è stato ripubblicato il libro di un'altra internata in un altro campo di concentramento a pochi chilometri da qui, che è quello di Lanciano, Maria Eisenstein. Quindi vediamo che esistono dei documenti usciti dall'interno. Noi siamo vissuti tutti pensando che solamente Anna Frank avesse raccontato cosa significava stare rinchiusi. In realtà invece ci sono altre storie che stanno finalmente emergendo grazie al lavoro degli storici. Prego, professore. Io ringrazio intanto per avermi invitato, ringrazio il sindaco, le autorità presenti, il dottor Lorentini, e questo lavoro che le ricordava ha come protagonista Giuseppe Lorentini. Cioè io, se ho un merito, è quello di coordinare un dottorato dell'Università degli Studi del Molise e aver riconosciuto, Giuseppe Lorentini si è presentato al vaglio della nostra commissione, uno straordinario valore del progetto. Questo io gli voglio fare i complimenti pubblicamente. Pensiamo di andare avanti su questa cosa, stiamo lavorando molto su questi temi, stiamo costruendo reti, stiamo provando a valorizzare anche quell'impatto sul mezzogiorno che è stato rimosso nella rimozione più generale. Insomma, la questione fondamentale, è stato più volte ricordato, è quella della memoria. Io sono assolutamente d'accordo, la memoria è un elemento costitutivo dell'umanità, non è semplicemente un pezzo, non è qualcosa che noi chiudiamo in un cassetto e magari ritiriamo fuori perché ci è utile. Senza memoria noi non siamo esseri umani, non abbiamo capacità né di intendere né di volere né di muoverci nel presente né di progettare il futuro. Quello che è stato fatto a Casoli ha per questo un'importanza straordinaria, che noi vorremmo continuare appunto a valorizzare e a condividere, intrecciando reti con i diversi enti, le diverse istituzioni, le associazioni. Oggi avete costruito una straordinaria presenza, sapendo, lei lo diceva prima e mi ha colpito molto, che è una storia complicata, luce ed ombre, ha detto, e anche di più. Noi usciamo dalla Seconda Guerra Mondiale in una condizione anfibia. Noi siamo stati vittime, ma siamo stati, prima di essere vittime, carnefici. Questo non va dimenticato. Abbiamo fatto le leggi razziali, abbiamo iniziato una guerra al fianco di Hitler, abbiamo invaso la ex Jugoslavia, abbiamo provato ad imporre alla Slovenia una italianizzazione forzata, abbiamo circondato Lubiana con del filo spinato per moltissimi mesi perché dovevamo in qualche maniera contenerli lì dentro e poterli rastrellare, perché pensavamo, il nostro esercito dell'epoca, le nostre autorità, che lì dentro ci fosse la cabina di regia della rivolta degli sloveni contro l'oppressione, no? Degli occupanti. Certo. Tutto questo noi spesso abbiamo fatto a meno di considerarlo, abbiamo anche elaborato dei miti, quello del buon italiano, che è un modo per deresponsabilizzarci, è stato forse utile in una certa fase, ma sulla deresponsabilizzazione non si costruisce nulla. Noi abbiamo oggi, credo, spalle abbastanza robuste per assumerci quelle responsabilità. Uno dei più grandi orgogli della mia vita è quello di essere nipote di un partigiano combattente, però come italiano e come servitore della Repubblica io penso che ci sia una responsabilità collettiva per cui dobbiamo chiedere scusa
per quello che l'Italia ha fatto in quegli anni, sapendo che abbiamo anche messo in campo un elemento di redenzione che si è tradotto nella resistenza, che si è tradotto nei valori, e oggi forse è bene ricordarlo per quello che sta accadendo in generale, valori che noi abbiamo riversato nella nostra carta costituzionale. Ecco, allora, per concludere, quello che conta è che noi dobbiamo essere consapevoli che la memoria è soprattutto uno strumento di combattimento per difendere i nostri valori condivisi, la democrazia, la libertà, che appunto abbiamo scritto in una carta e che non sono mai scontati, e questo è un nuovo modo per continuare a combattere. Grazie. Eh sì, anche la Costituzione, che viene richiamata direi più che quotidianamente, no? Specialmente in questi giorni, come ricordava il professor Giovanni Cerchia. Eppure ce l'hanno detto chi ha scritta la Costituzione, i padri e le madri, che erano poche ma c'erano e hanno avuto un ruolo importante, erano solo 21, però. Ci hanno anche detto, ci ha ammonito Calamandrei, se volete riscoprire il valore della Costituzione andate tra le montagne, e forse anche questo, fare questo monumento, insomma raccontare e far capire l'importanza di queste storie è un modo per tener viva e capire quello che è e che rappresenta e rappresenterà la nostra Costituzione. Questo lavoro è nato anche, questo lavoro di Casoli, in questa piazza della memoria, il sito sul campo di Casoli, l'archivio digitale, è nato, come è stato detto più volte, da Giuseppe Laurentini, anche in un dialogo a distanza, diciamo quasi, no? Tra Italia e Germania, visto che lui a lungo, prima di tornare qui, ha lavorato in Germania in un'università tedesca, e dalla Germania, da un luogo importantissimo perché conserva carte fondamentali della storia dell'Olocausto e della persecuzione nazista, gli Jarolsen Archives, arriva Lorenzo Camerini, che ci ricorda appunto che anche questo luogo, tra l'altro, fa parte proprio della organizzazione dell'UNESCO proprio per la custodia della memoria. Prego Camerini. Grazie a tutti. Sarò molto breve per non rubare spazio agli interventi a me successivi. Non provo a ringraziare personalmente tutte le persone coinvolte, perché commetterei sicuramente delle mancanze. Però penso che il miglior ringraziamento per tutte le persone che hanno lavorato duramente sia proprio questa giornata e l'inaugurazione di questo memoriale. Ecco, è stata citata l'organizzazione per cui lavoro, gli archivi di Jarl Olsen, che costituiscono un centro internazionale di ricerca e di studio su tutte le vittime del regime nazionalsocialista e che contengono il più grande archivio esistente sulle vittime appunto del Terzo Reich. Parliamo di un totale di circa 30 milioni di documenti per informazioni su circa 17 milioni e mezzo di individui. 17 milioni e mezzo di nomi è una cifra che facciamo fatica ad immaginare, e a mio avviso è una cifra che ci informa come il sistema di internamento e concentramento, articolato in centinaia di campi, sottocampi e strutture dipendenti allestite in Europa, Italia inclusa, deve essere ancora compreso nella sua complessità. Preservare la memoria di tali eventi e tali crimini, seppur avvenuti in tempi così recenti, purtroppo non è né semplice né scontato. Per questo oggi onorare la memoria degli internati civili stranieri con l'inaugurazione del Memoriale Europeo di Casoli costituisce un ulteriore importante passo per la comprensione ed il ricordo del sistema di internamento e concentramento in Italia e per il suo rapporto con il sistema di internamento e concentramento tedesco. Concludo semplicemente dicendo che la disseminazione e la conservazione della memoria, la ricerca e l'istruzione costituiscono le fondamenta per un vero futuro pacifico e per un'integrazione europea. Grazie. Ecco,
ecco, è stato detto adesso, anche poco fa è stato ricordato che tra le vittime del nazifascismo e rinchiusi nei campi di concentramento non c'erano solo gli ebrei, c'erano tutti quelli che il regime, che i nazisti, ma anche in Italia il regime fascista, reputavano nemici, e c'erano tanti Rom. Santino Spinelli, che qui rappresenta le comunità e che è un musicista, un docente che conosciamo bene, sta lavorando sulla memoria di questo, dell'Olocausto. Voglio ricordare che in Abruzzo c'era proprio, tra l'altro, se non sbaglio, a Tossicia, un campo Rom, e tanti sono stati vittime di questa persecuzione. Vorrei ringraziarvi dell'invito. Permettete un saluto caloroso e fraterno in lingua romani. Budbacht tasastipe. E nessuno di voi sarà in grado di tradurlo, nonostante siano passati 6 secoli di presenza in Italia. 6 secoli non sono bastati per conoscere e rispettare questa minoranza etnico-linguistica. E la memoria ha senso se le cose non riaccadono, altrimenti non è più memoria, è altro. E vorrei ricordare che oltre 500.000, che è stato il minimo accertato dalla storia, ma la forbice si allarga fino a 2 milioni di Rom, quindi uno sterminio enorme per le nostre comunità Rom e Sinte, ancora oggi chiamate volgarmente e dispregiativamente zingari. Quindi vedete, tante cose si ripetono. Noi oggi abbiamo in Italia purtroppo i campi nomadi, che non sono altro che l'onda lunga di quella ferocia concentrazionaria nazifascista. Lo accettiamo passivamente, lo accettiamo come se fosse qualcosa di normale. Normale non è, si chiama segregazione razziale, indegna di un paese civile. 82% degli italiani odiano i Rom e Sinti, ancora oggi. Una percentuale spaventosa in un sistema democratico. Ciò significa 8 italiani su 10 odiano i Rom, sarebbero pronti a rifare ciò che è stato fatto. Su questo noi dobbiamo riflettere. I Rom e Sinti furono usati nella macchina bellica come schiavi, furono usati come cavie umane per gli esperimenti pseudoscientifici. Ai Rom e Sinti di allora furono tolti i loro averi, perché esisteva una classe media, oggi come allora, come dal 1400, è sempre esistito una classe media Rom integrata nella società maggioritaria, quella fu più colpita. E quindi gli furono tolti i conti in banca, le fattorie, gli animali, le case, mai restituite ai legittimi proprietari. Un patrimonio immenso. Per questo motivo, problema economico, che nessun Rom e nessun Sinto, perseguitati come gli ebrei, gli unici ad essere perseguitati insieme agli ebrei per motivi razziali, non furono chiamati a Norimberga per accusare i propri carnefici. Quindi fu rimosso immediatamente il problema e ancora oggi si tende a stare in silenzio. Io sono figlio di un deportato, papà fu deportato dai fascisti italiani, fortunatamente nel sud dell'Italia, in Basilicata. 29 persone della mia famiglia, insieme a mio nonno, mia nonna, ovviamente i suoi parenti e il mio papà. E quindi si sono salvati semplicemente perché non hanno varcato la linea Gustav o la linea gotica. Se avessero varcato quelle linee non sarebbero più tornati indietro, sarebbero stati mandati a morire nei campi di sterminio e quindi io oggi non sarei qui con voi. E niente, quindi la riflessione va fatta, soprattutto oggi, pensando a quello che si sta facendo. La discriminazione e l'odio razziale nei confronti dei Rom non è meno oggi rispetto al periodo nazifascista. E questo dovrebbe far pensare tanto. E vi ho dato i dati che sono dati scientifici, ok? Quindi vi fa capire che cosa quanta strada ancora bisogna fare. È assurdo avere i campi nomadi, che sono l'equivalente dei Zigeunerlager inventati dai nazisti nel 1934 a Colonia. Noi abbiamo oggi in Italia la stessa forma di segregazione razziale, la stessa forma di divisione, di isolamento, di controllo, ma soprattutto luoghi di pubblico disprezzo. Questo è assurdo in un sistema democratico. Perché? Perché non passa l'informazione, non c'è stata memoria. Se io vi dico Samu Daripe, cosa vi dice? Nulla. Porraibos, cosa vi dice? Nulla. Perché? Perché i Rom non sono stati risarciti economicamente, culturalmente, socialmente e storicamente.
Porraimos significa divoramento, il divoramento appunto di 500.000 persone. E Samud Aripen, tutti morti, per dire sterminio. Il saluto che vi ho fatto era un saluto fraterno. Putbach Tasastipe significa letteralmente che voi possiate essere sani e fortunati. Grazie. Vorrei invitare mio figlio Gennaro, che è presidente dell'Unione delle Comunità Romanesi, che si sta battendo proprio per rimuovere tutte queste cause, è presidente nazionale a capo di 64 associazioni di Roma e Sinti, come dovrebbero essere chiamati Rome, non più zingari. Non siamo né nomadi per cultura né zingari, siamo Rom, che significa nella lingua romani uomo, essere umano. Gennaro Spinelli. Buongiorno, buongiorno a tutti, sarò breve. Santino è stato più che esplicativo in quello che doveva dire. Ad oggi la cultura romanese non è riconosciuta in Italia. I Rom non esistono nel territorio italiano, perché esclusi dalla legge 482 del 99, che riconosce le minoranze storico-linguistiche, ad oggi lo Stato italiano non riconosce i Rom e Sinti, se non creando appunto i campi nomadi, che sono ghetti istituzionalizzati su base etnica. Ecco cosa ci hanno fatto ed ecco cosa è stato fatto. Insieme alle comunità ebraiche, a Lucei, a Lugei, ci battiamo per il riconoscimento delle comunità romanese. Perché? Perché la battaglia del riconoscimento si può vincere solamente insieme. Le minoranze solamente insieme possono combattere la battaglia del razzismo e della discriminazione. Una battaglia che noi portiamo avanti per essere riconosciuti, perché ricordiamocelo bene, prima di ricordare bisogna conoscere. Senza conoscenza non c'è nessun ricordo e ad oggi delle comunità romanesse non si conosce assolutamente nulla. Quindi insieme per conoscere e nel futuro ricordare ciò che è stato e ciò che non deve più essere. Grazie. Bene. Grazie. Grazie a Santino e a Gennaro Spinelli. Io chiamerei adesso, perché adesso c'è un momento, guardo Lorentini perché è il regista della situazione, dovrebbe esserci il taglio del nastro inaugurale e ci sarà un momento particolarmente importante, spero appunto di non sbagliare la pronuncia, perché abbiamo Lucia Palme, che è la pronipote di Fortunat Mikuletic, e quindi ci sarà la sua testimonianza. Il sindaco Massimo Tiberini, l'ambasciatore della Slovenia, Lorentini e Lucia Palme. Inaugureranno, taglieranno simbolicamente questo nastro. Quindi segnando, diciamo, la giornata di oggi, è un momento simbolico importante. Prego. Ecco, un applauso perché è stato tagliato il nastro e ufficialmente Cassoli a questo momento, questo nuovo momento. Ecco, io direi, se è possibile, a Lucia Palme di venire qui, perché così al microfono ci porterà la sua testimonianza di questo personaggio importante. Era un avvocato, un pubblicista, un filantropo, un intellettuale eclettico che ha scritto molto su giornali, ha scritto poesie. Era nato a Trieste nel 1888 di famiglia bosniaca. E poi Mikuletic è morto a Lubiana nel 65, è stato qui a Casoli. Prego Lucia. Grazie. Se si avvicina. Buongiorno a tutti, e qui con me ci sono anche mio fratello Massimo Palme e mio marito Matteo Stolfa, vorremmo fare un intervento. Certo, prego, corale. Grazie. Gentile sindaco, signor Massimo Tiberini, Sua Eccellenza Ambasciatore della Repubblica di Slovenia, signor Tomáš Kunstel, autorità presenti, signore e signori, vi porgiamo un caloroso saluto a nome di tutta la nostra famiglia. Nella rapidità dei cambiamenti della società contemporanea, che ci travolge spesso di informazioni, di impegni quotidiani, qualche mese fa ricevemmo con grande piacere la lettera del dottor Lorentini riguardo i suoi studi e il progetto di ricerca a cui si sta dedicando da anni.
Questa lettera ci portò improvvisamente nel passato e ci indusse a un viaggio a ritroso nella memoria, rivivendo per esempio i racconti di nostra nonna, che poco più di bambina dovette intraprendere il lungo viaggio in treno per arrivare a Casoli per venire a trovare il suo papà internato presso il campo. Il bisnonno Fortunat era diventato per noi un ricordo sbiadito di questi racconti domenicali e tutta la sua storia era rappresentata forse solamente da qualche foto ingiallita. Fu così che la riscoperta delle azioni onorevoli compiute e della sua quanto mai importante testimonianza raccolta in questo libro, Internatitis, ci riempì di orgoglio. Un orgoglio che percepiamo ora in modo esplicito, ma che forse sentivamo sempre vivo in realtà, guida delle nostre azioni quotidiane, educati a sentimenti di pace e tolleranza dalle nostre famiglie che la guerra l'avevano vissuta, o meglio, subita. Siamo molto grati quindi di questo invito a partecipare oggi, che ci permette di essere presenti, di rendere omaggio alla memoria degli internati e di ringraziare personalmente gli eredi delle famiglie locali che generosamente li aiutarono nel nome di una compassione umana che non dovrebbe mai conoscere frontiere. E la memoria, quando diventa pubblico riconoscimento, è stato detto più volte oggi qui, oltrepassa la sfera intima della famiglia e si volge ispirazione, ecco quindi che anche per noi è fondamentale sottolineare che questa celebrazione, oltre a commemorare un doloroso passato, deve avere un ruolo di guida per le nuove generazioni, per accompagnare i passi futuri della collettività in cui vediamo perdurare purtroppo campi di accoglienza, prigionia, vicini e lontani, così come vediamo ancora ergersi muri a dividere i popoli dal Messico all'Ungheria, purtroppo anche in Italia, anche in Slovenia. Noi cercheremo, dovunque la vita ci condurrà, di ricordare lo spirito del bisnonno, un uomo che seppe anche nei momenti più difficili trovare il modo di aiutare e fare la cosa giusta. Grazie di cuore e ora ascolteremo prima in sloveno, poi in italiano, una poesia scritta da Fortunat Mikuletis qui al campo. Prego. Himna intrenirancev. Teško je življenje kadar zbojamo spomine. I un pregnanstvu sivem dan za dnevom gine. Kje zelene trate, kje ponosne ste planine. Samo u sanjah vaše lahko gledamo. Gor na višave dvigamo glave, krepko i mi korakamo da zmagamo. Oj ti, domovina, ne zabi svojega sina, u tujini trpi, po tebi hrepeni. Prišel, prišel bolje dan, ko ne boš več prikovan, in živel bo slobodan, kot vsak Slovan. Slovenska ti mati, oj kje so zlati časi, slovensko dekle, pri tebi je moje srce. Grazie. Inno degli internati. Vita grama, quella di noi per di giorno. Arrivangar ricordi in un fosco esilio. Dove siete, prati verdi, cime fiere? Solo il sogno ce le fa vedere. A queste vette ora volgiamo lo sguardo, fiero il passo, fino alla vittoria. E tu, patria lontana, non ti scordar dei figli tuoi. Essi languono in terra straniera, anelando di rivederti. Eppur verrà il giorno in cui cadranno i tuoi ceppi e libero vivrai fra i tuoi fratelli slavi. Tu, dove sei, mammina slovena? Dove i bei tempi andati? E tu, fanciulla slovena, il mio cuore è con te. Koala, grazie. Grazie. Grazie davvero alla famiglia Palme. Per il regalo anche di questa poesia. Adesso si apre uno spazio importante, protagonisti saranno i ragazzi e le ragazze, studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Algeri Marino di Casoli e del Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Lanciano. Mi guardo Costanza Cavaliere qui, prego, che è la dirigente dell'Algeri Marino. Sarà lei un po' a introdurci, diciamo, in questo spazio. Voglio ricordare insomma il lavoro che fa lei e tanti insegnanti, che è un lavoro preziosissimo, un lavoro quotidiano insieme con le studentesse e gli studenti, per creare proprio questa rete e per far sì che la memoria non sia la memoria
di un solo di un piccolo posto, ma sia una memoria che racconta molto di più e che quindi ci aiuta ad affrontare meglio il presente e il futuro. Costanza. Voglio comunicarti la fortuna di averti incontrato sulla mia strada, condividendo dolori, gioie, obiettivi, sogni diversi, in un tempo e in uno spazio che non abbiamo condiviso ma che oggi ci accomuna. È una frase che hanno descritto e delineato in un ultimo lavoro recente Gherardo Colombo e Liliana Segre, in un loro prodotto, un testo, e credo che la giornata di oggi possa rappresentare il significato di questa espressione, perché ci dà l'opportunità di incontrare persone che rappresentano i custodi della memoria, che rappresentano l'impegno per rendere sempre viva la memoria ed evocatrice di quelle appunto situazioni che ci fanno guadagnare tempo e non commettere gli stessi errori, come coloro che hanno rappresentato e costruito il memoriale di oggi, di coloro che con il loro impegno amministrativo rappresentano la cultura del proprio paese, la cultura della propria cittadinanza, ma anche le prospettive, i sogni. L'intervento delle scuole in questo senso vuole essere appunto un esempio di fattività, di operatività, di rendere concreta l'evocazione della memoria, i richiami di quanto pericoloso può essere non esercitare la ragione e non far venire fuori le emozioni. Mentre aspettavamo e abbiamo sentito con tanto interesse gli interventi, con la professoressa si rifletteva e mi faceva appunto ricordare che gli ebrei solo di recente, negli anni 90, hanno cominciato ad avere il coraggio di raccontare le loro testimonianze, perché il dolore, la vergogna, l'umiliazione subita era talmente forte da non volerlo più appunto né ricordare né testimoniare agli altri. Ecco, quindi penso che l'intervento dei ragazzi, degli studenti, di queste nostre due scuole che hanno lavorato anche a distanza in questi anni rappresenta un cammino di sintalità, cioè di condivisione nonostante appunto le difficoltà a volte della comunicazione per raggiungere un obiettivo comune, stimolato dal professor Luciano Biondi con il suo progetto di pietre d'inciampo che ci ha proposto e che noi naturalmente come scuola che agisce su questo territorio abbiamo accolto con molto piacere. Quindi l'articolazione, spero anche armonica, degli interventi di questi ragazzi credo che possano rappresentare un'azione concreta, una speranza per sconfiggere ciò che appunto questi due autori che vi citavo all'inizio hanno cristallizzato con la definizione la colpa di essere nati. Invece la nostra azione continua è proprio appunto un esercizio di inno alla vita, nonostante le criticità che sono quelle cose diciamo banalmente che ci aiutano a crescere, ma che in realtà ci aiutano effettivamente a capire che cosa significa distinguere il male dal bene. E non lo si può fare in teoria questo, lo si può fare soltanto sporcandosi le mani. La scuola deve essere un esercizio di sporcarsi, di sapersi sporcare le mani e le menti. Io non restare indifferenti. Allora io direi che noi lasciamo il posto ai ragazzi e agli insegnanti. Prego ragazzi. Il bisogno pratico che nel fondo di ogni giudizio storico conferisce a ogni storia il carattere di storia contemporanea, perché per remoti e remotissimi che sembrino cronologicamente i fatti che vi entrano, essa è in realtà storia sempre riferita al bisogno e alla situazione presente, nella quale quei fatti propagano le loro vibrazioni. Benedetto Croce. Pertanto, la riflessione storica deriva da un genuino desiderio di apprendere, nasce dalla nostra preoccupazione per il futuro e orienta all'azione, e incontro creativo col passato permette a ognuno di noi di esaminare il percorso il cui risultato è il nostro presente,
consente di chiarificarne alcuni snodi e di reagirvi, mantenendo sempre tensione critica e possibilità di dissentire. E se la realtà non è altro che storia, allora tutta la storia è storia contemporanea. Ciò significa che ogni autentica ricerca storica deriva da un interesse morale del ricercatore per una situazione a lui contemporanea, della quale cerchi di indagare l'antefatto e le cause. La memoria della Shoah, posta in tali termini, impone di interrogarsi non solo sulle responsabilità di chi ha direttamente compiuto atrocità e nefandezze, ma anche e soprattutto sul silenzio complice, sull'indifferenza di chi non ha voluto vedere semplicemente perché toccava agli altri, di chi vide, seppe, ma tacque, di chi poteva agire e decise di rinunciare a riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni, perché l'indifferenza e l'ignavia uccidono sempre. Classe Quinta L, Liceo Scientifico Algeri Marino. Una volta pronti, ci mettemmo nelle mani di persone senza scrupoli, non troppo diverse dagli scafisti di oggi, squallidi figuri che traghettano a mo' di caronte gente costretta a fuggire e che lucrano sulla disperazione. Lo facevano solo per i soldi. Pagammo 45.000 lire di allora per passare il confine, più altre 1.000 per trascorrere la notte in una catapecchia. Papà era così spaventato all'idea di passare clandestinamente il confine con l'aiuto dei contrabbandieri che un certo signor Corradini si offrì di accompagnarci per fargli coraggio e per accertarsi che varcassimo davvero la frontiera. Credo fosse l'alba dell'8 dicembre 1943 e dopo esserci intufolati in un buco nel reticolato italiano che dava sulla terra di nessuno tra i due stati, ci ritrovammo vicino al confine svizzero. Eravamo felici, euforici, e per prima cosa stracciammo i nostri documenti falsi, inutili ormai, visto che per chiedere asilo alle autorità elvetiche ci saremmo dovuti presentare con quelli autentici. Noi ci fermiamo qui, ci annunciarono i contrabbandieri, proseguite da soli. Buttarono le nostre valigie e le lasciarono rotolare giù per la cava di sassi. Non era stato facile preparare quei bagagli. Contenevano le pochissime cose che avevamo scelto di non abbandonare, i nostri ricordi. Quando le recuperammo, ci accorgemmo che le valigie, ruzzolando per la discesa, si erano tutte sfasciate. E adesso come facciamo? Mi lamentai. Non si richiudono. Cercammo in qualche modo di salvare quel poco che avevamo portato con noi. Eravamo soli, i contrabbandieri, indifferenti, se n'erano andati. E papà, pur nella sua stanchezza infinita, cominciò a darsi da fare. Era mezzo morto, ma mi caricò sulle spalle per affrontare la discesa. Attraversammo la cava e raggiungemmo un boschetto, dove poco dopo ci imbattemmo in due sentinelle svizzere. Se penso agli sguardi umani e gentili, delle tante persone che oggi accolgono lungo le nostre coste, i profughi che attraversano il mare a rischio della vita, mi è ancora più difficile accettare la brutale freddezza che quella coppia di guardie ci riservò. Gelidamente ci obbligarono a seguirli. Arrivammo al comando di polizia di Arzo. Eravamo talmente felici di essere svizzera che non badammo al loro tono distaccato, a quell'atteggiamento così impersonale. Ce l'abbiamo fatta, siamo in Svizzera, era il nostro unico pensiero. Ricordo che mio papà si voltò verso le montagne e disse: «Che dolore lasciare l'Italia, ma che felicità essere arrivati fin qui». Al comando restammo ad aspettare seduti in corridoio, non ci offrirono neanche un bicchiere d'acqua e io passai il tempo a fissare i quadri appesi ai muri. Dopo circa 4 ore di attesa fummo chiamati da un ufficiale svizzero tedesco. Ci fece entrare tutti e quattro e in tono carico di disprezzo cominciò a gridare che eravamo degli impostori, che non era vero che in Italia gli ebrei fossero perseguitati e che mio papà aveva architettato tutta quella messa in scena per sottrarsi agli obblighi di leva. Lei è renitente alla leva e la Svizzera non può ospitare né lei né i suoi compagni di viaggio. Mio papà capì d'avere un'ultima chance, rassicurarlo che non eravamo lì per lavorare legalmente. «Scusi», riprese, «guardi che noi non abbiamo bisogno di denaro o delle lettere di credito o delle conoscenze. Che siate venuti qui per lavorare o per far niente non fa differenza», tagliò corto lo svizzero. «Voi qui non potete restare». Ci rimandarono in corridoio e poco dopo l'ufficiale tornò a ripeterci la sua sentenza. «Non potete entrare, la barca è piena». In Svizzera non c'era posto per noi, eravamo degli imbroglioni e ce ne saremmo dovuti andare. Mio papà ebbe uno scatto di nervi e lo aggredì con parole infuocate.
Delinquente, assassino, si rende conto di che cosa sta facendo? Fu spaventoso. Mi buttai ai piedi dell'ufficiale abbracciandogli le gambe e supplicandolo tra singhiozzi di non rimandarci in Italia. Non sono mai stata incline al pianto, nemmeno da piccola, ma in quel momento il mondo mi era crollato addosso. Non capivo il tedesco, ma era chiaro che ci stavano rimandando indietro. La prego, la supplico, lo imploravo piangendo come una pazza. Lui mi respingeva con fastidio. In realtà fu lui a condannare a morte tre di noi, sentenza poi eseguita dai nazisti. Liliana Segre, la memoria rende liberi. Il binario 21 della stazione di Milano era un treno di sola andata, perché Auschwitz, diversamente dal motto posto sull'ingresso del lager, Arbeit macht frei, non rendeva liberi attraverso il lavoro. Auschwitz era il luogo in cui si consumava il logorio della carne e dell'anima. Era poche gocce d'inchiostro in cambio di un'identità perduta per sempre. Era il pianto dei bambini rimasti per sempre bambini. Era l'urlo di chi uccideva ed il silenzio di chi moriva. Era il maledettissimo magnete in cui l'umanità catalizzava il male. Era il limbo in cui l'essere cedeva al non essere. Era l'insieme di ologrammi subumani affamati di cibo e di amore. Era epifania di un'umanità dimenticata da Dio. Perché Auschwitz era, ma purtroppo Auschwitz è ancora. Quinta M, liceo scientifico Algeri Marina. Per la prima volta capì di essere considerata una non persona, un pezzo, uno Stück appunto, che stava per essere caricato su un vagone e portato chissà dove. I timori peggiori erano veri, vere le previsioni a cui non avevo voluto dar credito. Non mi ero posta troppe domande e non avevo la capacità, il buon senso, la maturità, l'intelligenza e la fantasia necessari per immaginare quello che avevano preparato per noi. Del resto, tanti altri più dotati di me avevano fatto il mio stesso errore. E quando cominciò il viaggio, compresi che eravamo entrati in una dimensione che ci era completamente sfuggita. Non potevamo far niente, non potevamo più neanche ammazzarci. A San Vittore avremmo potuto, e Rino lo aveva capito. Cominciava per noi un destino di schiavitù, come gli africani deportati dai negrieri per essere venduti come schiavi nelle piantagioni di cotone. Noi, Stück, eravamo considerati manodopera e saremmo stati selezionati sulla base della nostra capacità lavorativa. Chiusi dentro un vagone come un tempo i neri erano stati ammassati nelle stive delle navi europee, avremmo subito lo stesso processo di sradicamento dalla nostra terra, dai genitori, dai nostri odori, dai nostri sapori. Da quel momento non saremmo più stati quelli che eravamo stati, ma soltanto gli schiavi di qualcuno. Liliana Segre, la memoria rende liberi. Con la parola dignità ci si riferisce al valore che ogni uomo possiede in quanto persona e al rispetto che per tale condizione gli è dovuto e che egli deve a se stesso. Nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 si legge che l'unico e sufficiente titolo necessario per il riconoscimento della dignità di un individuo è la sua partecipazione alla comune umanità. L'uomo perde la sua dignità quando un suo simile lo boicotta e lo umilia, fino ad annientarlo. Nel secondo capitolo del suo romanzo, Se questo è un uomo, Primo Levi descrive l'arrivo nel campo di concentramento di Auschwitz. L'ingresso nel campo segna l'inizio di un percorso, di un processo di annientamento che porterà i deportati ad essere privati dei vestiti, poi dei capelli, quindi del nome e infine della dignità. Allora, per la prima volta, ci siamo accorti che la nostra lingua manca di parole per esprimere questa offesa, la demolizione di un uomo. In un attimo, con intuizione quasi profetica, la realtà ci si è rivelata. Siamo arrivati al fondo. Più giù di così non si può andare. Condizione umana più misera non c'è e non è pensabile. Nulla più è nostro. Ci hanno tolto gli abiti, le scarpe e anche i capelli. Se parleremo, non ci ascolteranno. E se ci ascoltassero, non ci capirebbero. Ci toglieranno anche il nome. E se vorremmo conservarlo, dovremo trovare in noi la forza di farlo. Di fare sì che dietro al nome qualcosa ancora di noi quali eravamo, rimanga. Noi sappiamo che in questo difficilmente saremo compresi. Ed è bene che sia così.
ma consideri ognuno quanto valore, quanto significato è racchiuso anche nelle più piccole nostre abitudini quotidiane, nei 100 oggetti nostri che il più umile mendicante possiede: un fazzoletto, una vecchia lettera, la fotografia di una persona cara. Queste cose sono parte di noi, quasi come membra del nostro corpo. Né pensabile di venirne privati nel nostro mondo, che subito ne ritroveremmo altri a sostituire i vecchi. Altri oggetti che sono nostri in quanto custodi e suscitatori di memorie nostre. Si immagini ora un uomo a cui, insieme con le persone amate, vengono tolti la sua casa, le sue abitudini, i suoi abiti, tutto infine, letteralmente tutto quanto possiede. Sarà un uomo vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico di dignità e discernimento, poiché accade facilmente a chi ha perso tutto di perdere se stesso. Tali quindi che si potrà a cuor leggero decidere della sua vita o morte, al di fuori di ogni senso di affinità umana, nel caso più fortunato, in base a un puro giudizio di utilità. Si comprenderà allora il duplice significato del termine campo di annientamento e sarà chiaro che cosa intendiamo esprimere con questa frase, giacere sul fondo. Tra i documenti relativi al campo di concentramento di Casoli a nostra disposizione ci sono numerose istanze avanzate dagli interni politici al Ministero degli Interni. In esse i deportati chiedono un trasferimento in campi di lavoro o un ritorno alla loro vecchia attività lavorativa, pur di uscire da quella condizione di inoperosità definita come ozio coatto, cui sono costretti nel perimetro del campo. Dalle loro parole traspare la denuncia di una condizione di disagio, ma soprattutto la volontà di affermazione della propria dignità. Il 14 settembre 1942 l'internato fiumano Paolo Oreskovic scrive al Ministero dell'Interno: «Non ha scopo che io rimanga internato e costretto all'inoperosità, quando ho desiderio di lavorare e rendimi utile alla comunità, tanto più in quanto ho una famiglia composta dalla moglie e due bambini in età tenera, che devo mantenere e che ora, per la mia assenza, vivono stentamente». Alberto Terpin di Gorizia dice: «Mia moglie è sarta e non può vivere da sola a Lubiana, per cui è la mia ulteriore preghiera di venire trasferito in un luogo ove io e mia moglie potremo trovare occupazione, tanto più in quanto che io sempre vissi del lavoro e non posso più sopportare l'ozio coatto dell'internamento». Nel maggio del 1943 Clemente Linich rivolge al Ministero degli Interni una medesima istanza: «Sono internato da oltre 20 mesi ed ebbi sempre un contegno disciplinato. Sono senza mezzi e senza alcun aiuto e vorrei migliorare la mia posizione con il lavoro, tanto più in quanto che non posso più sopportare la vita oziosa del campo». Allo stesso modo Matteo Montic: «Sono internato da oltre 10 mesi e non posso più sopportare l'ozio del campo di concentramento, abituato come sempre fui al lavoro». E il calzolaio, specialista per calzature ortopediche, Simone Petisic: «La famiglia, senza mezzi, vive a Sebenico. E in primo luogo, mio vivo desiderio è essere occupato, possibilmente nel mio ramo, perché non posso sopportare la vita oziosa del campo di concentramento, tanto più in quanto che sin dalla mia infanzia sono abituato sempre ad un lavoro strenuo». Il giacere sul fondo per gli internati di Casoli è costituito probabilmente proprio in questo, nel perdere quella nobiltà, quella dignità che eleva l'uomo attraverso il lavoro. Ancora oggi la dignità umana continua purtroppo ad essere violata. La lezione della storia sembra passata sostanzialmente inosservata. La senatrice Liliana Segre, ad esempio, ha spesso sottolineato come la sua condizione di deportata possa essere paragonata a quella di migranti che oggi vengono respinti alle frontiere. «Vedere altri che vengono respinti mi fa venire in mente quando, con la mano in quella di mio padre, nella notte e nella neve, tentammo di attraversare la frontiera con la meravigliosa Svizzera, che ci respinse e ci riconsegnò all'Italia». Migliaia di uomini, donne e bambini che partono con la speranza di un futuro migliore finiscono per essere abbandonati sotto gli occhi dell'indifferenza del mondo. Il nostro auspicio, dunque, è che l'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che sancisce l'inviolabilità e la tutela della dignità umana, sia davvero per tutti un punto di riferimento imprescindibile.
Sorrenti Giulia e Metusci Asia della Quinta B dell'Istituto Algeri Marino di Casoli. Ho preso parte ad un progetto di scrittura creativa realizzato all'interno della nostra scuola, denominato Il Cammino della Memoria. Abbiamo scritto due racconti di fantasia ispirati a questo momento storico. Ella, passando tra queste vie, riesco ancora a percepire il suo sorriso e il profumo di rosa che ho inevitabilmente amato dal primo momento. La paura di essere scoperti era sempre lì e il desiderio di riuscire a viverla senza il timore di perderla era diventato asfissiante. Questi sono i ricordi che ogni volta che il Palazzo Tilly mi si presenta davanti. Era maggio del 1942, quando gli internati iniziarono ad arrivare a Casoli e furono sistemati in due vecchi edifici, una scuola in disuso e il seminterrato del palazzo di proprietà della famiglia Tilly. Fui chiamato da Franchetti per gestire il campo, in compagnia del commissario Domenico, mio fidato amico da una vita. A parte l'alloggio comune, durante il primo anno la condizione degli uomini a Casoli era simile all'internamento libero. Internati potevano muoversi liberamente nel paese e dovevano presentarsi all'appello due volte al giorno. Fu durante uno di quelli che sentì il suo nome per la prima volta. Domenico elencò velocemente tutti i nomi degli internati, ma quando arrivò il suo, il tempo si fermò e tutto in quella stanza svanì tranne il volto della ragazza. Quel nome che tante volte avevo sentito pronunciare con affetto, adesso veniva urlato con freddezza e violenza. Il nome di mia madre mi risuonava nelle orecchie e quei capelli così rossi mi imprimevano ancora di più il ricordo di lei. Quei suoi occhi verdi, intimoriti ma così pieni di speranza, erano in contrasto con la dolcezza e la gioia che emanavano quelli scuri di mia madre. Ella si accorse del mio sguardo e lo ricambiò con diffidenza e dedicazione, tanto che mi costrinse ad ignorarla, proseguendo nel mio lavoro. I giorni passarono e gli internati vivevano la loro vita all'interno del paese, dove potevano fare compere presso negozi di abbigliamento, tabaccheria, recarsi al bar, ma soprattutto pranzare e cenare presso le trattorie del luogo. È proprio in una di quelle trattorie che la rividi per la seconda volta. Ricordo ancora la sua voce che timidamente si presentò a me. Fu inevitabile proseguire il dialogo, anche se la paura di questo nuovo sentimento verso di lei mi portò ad avere un atteggiamento distaccato e di superiorità. I nostri incontri continuarono, fino a destare sospetti da parte dei miei superiori. Ricordo ancora il giorno in cui Domenico si presentò alla porta della mia camera per avvisarmi del pericolo a cui stavo andando incontro. Fu proprio quella sera che decisi di andare da lei e porre fine a tutto. Ma il suo profumo e il suo sguardo mi fecero capire che l'unico posto in cui mi sarei sempre sentito me stesso era lì, con lei. Il giorno del suo 20° compleanno mi presentai nella sua camera, con una rosa nella mia mano e tutto il mio amore per lei dipinto in volto. Ci concedemmo l'un l'altro per la prima ed ultima volta. Fu proprio in quel letto che ci scoprirono, portando via per sempre ella da me. Adesso, dopo tutti questi anni, riesco ancora a percepirla vicino. I ricordi e i momenti passati con lei rimarranno per sempre nel mio cuore e neanche i freddi cancelli di Auschwitz, in cui persi la mia Ella, potranno mai imprigionarli, così vividi e sinceri. La guerra si prese una parte di me, ma non riuscì a portare via il frutto del nostro amore. Dal primo momento in cui guardai gli occhi di mia figlia, capii di dover prendere in mano la mia vita e guardare avanti e lottare per lei. Ho dato il meglio di me per insegnare la gentilezza e la dolcezza che caratterizzavano la sua mamma. Guardandola adesso, riesco a scordare tutti i momenti difficili, le insicurezze e la paura di non essere abbastanza. Mi ha fatto uno dei regali più belli, la mia nipotina, con i capelli rossi e gli occhi verdi, e un sorriso come un raggio di sole illumina i luoghi in cui entra. Si chiama Rossella. ...7425 e Ambra. Ho aperto gli occhi. Alcuni sono felici di arrivare al giorno seguente. Loro hanno speranza. Loro credono che un giorno potremmo uscire. Io no. Ogni mattina ci alziamo e veniamo condotti ognuno al suo posto di lavoro. Siamo come delle macchine. L'unica differenza è che esse non subiscono traumi o torture. Io sono il numero 7425. Una volta mi chiamavo Aaron. Ora non più. Quando sono arrivato, sono stato ritenuto abile al lavoro. Ed ora mi occupo dell'agricoltura. Prima no. Prima ero uno studente di giurisprudenza, finché non ci è stato vietato lo studio con la pura razza italiana. Alcuni lavorano nelle cave, altri nelle industrie, e poi ci sono quelli come me. Lavoriamo chiusi qui dentro, sotto lo sguardo severo delle guardie. In molti vengono caricati su camion e portati a morire.
Qui noi siamo solo di passaggio. Qui dentro non abbiamo nulla, fuori avevamo tutto. Una dignità, una famiglia, una casa e nel mio caso anche l'amore. Entrando qui ho perso ogni cosa. Ogni tanto ci è concesso ricevere e inviare delle lettere, ovviamente sotto la supervisione delle guardie che leggono lettere in entrata e in uscita. Siamo costretti a dire che stiamo bene, che andrà tutto bene, ma non è così. Ho sentito altri ragazzi dire che proveranno a scappare. Ci è vietato parlare, ma lo farò lo stesso. Devo unirmi a quei ragazzi, devo trovare Ambra. Mi avvicino al numero 6589, cercando di non farmi notare. Non so come si chiami in realtà. Ho sentito che stasera scapperete. Si scosta un po'. Poi dice, fatti gli affari tuoi. Non è di buon umore, nessuno qui lo è. Dopo un po' torno vicino a lui e mi guarda finché non confessa. Alla sera le guardie si distraggono. A quell'ora iniziano a divertirsi. Ho sentito dire che hanno costituito un circolo di scacchi. Non aggiunge altro e si allontana. E io continuo con il mio lavoro. Non so quanto tempo sia passato, non si sa mai qui dentro, ma mi rendo conto che le guardie, una ad una, si stanno allontanando. Psst, sette, sbrigati se vuoi venire, sta parlando con me. Uno dei ragazzi prende la zappa e alza leggermente il filo spinato. Non so quando hanno avuto il tempo di staccarlo dal terreno. Mi avvicino e iniziamo ad uscire uno alla volta, cercando di non far rumore. Quello con la zappa in mano non riesce ad uscire, così prendo l'arnese, lo faccio passare sotto la rete e questa volta alzo io il filo per lui. Ci troviamo in campagna, più là ci sono degli alberi, penso sia un bosco. Iniziamo a correre per non farci vedere, tra poco si accorgeranno della nostra assenza. Dal bosco intravediamo una strada, un cartello stradale ci fa sapere che ci troviamo vicino Teramo. Devo arrivare a Firenze, è lì che ho visto per l'ultima volta la mia famiglia, è lì che ho lasciato Ambra. Da questo momento in poi, ognuno di noi andrà per la propria strada. Impiego 4 giorni per raggiungere la mia amata città. Cerco di nascondermi ovunque. Non posso essere trovato da nessuno. Torno alla vecchia casetta di legno dove ci nascondevamo inizialmente. Mamma, papà e mia sorella Miriam non ci sono più. Li avranno sicuramente trovati e deportati. Mi allungo per un po' sulla brandina che occupavo quando eravamo ancora tutti insieme. E al risveglio mi accorgo che fuori è ancora notte. Cercando di non farmi notare, raggiungo casa di Ambra e mi nascondo in un cespuglio. È pieno di soldati qui intorno. Inizio a tirare dei sassolini contro la sua finestra, finché non vedo la luce accendersi. Vedo Ambra spuntare dietro il vetro, poi scompare. Dopo qualche minuto vedo la luce del bagno al piano terra accendersi, ed ecco di nuovo Ambra, completamente ricoperta di lacrime. Apre la finestra e mi permette di entrare, e ci nascondiamo nel seminterrato. Dopo qualche ora è di nuovo giorno. Dovrei tornare alla casetta di legno, non è sicuro qui. Ieri sera io e Ambra non abbiamo parlato, ci siamo abbracciati mentre lei continuava a piangere. Sa già che sono scappato, una ragazza in gamba. Stanotte tornerò alla casetta di legno, ho bisogno di un posto sicuro dove nascondermi, le dico. Mi guarda e annuisce. Dopo un po' le torna di sopra per non destare sospetti. È di nuovo buio fuori, devo andare via, ma aspetto che Ambra scenda per salutarla un'ultima volta. Dopo poco la vedo scendere, in mano una grande borsa nera. Vengo con te. Sono le ultime parole che mi aspettavo di sentire. Arrivati alla casetta di legno, racconto tutto ad Ambra che non fa altro che piangere. È bella anche quando ha il viso ricoperto di lacrime. Passiamo la notte così, tra singhiozzi, sospiri e abbracci. Sono passati 10 giorni da quando sono riuscita a fuggire. Mi stanno cercando e sento sempre rumori. Vivevo nella paura e continuo a farlo, anche se ora sono fuori di lì. Sento dei rumori. Aaron, senti anche tu? Questa volta non li sto immaginando, sono reali. Non è il tempo di cercare una soluzione, i soldati sono già in casa. Stanno tenendo stretta Ambra, piange, grida, cerca aiuto e chiede di lasciarmi libero. È tutto inutile, non sa cosa mi aspetta, cosa ci aspetta. Vengo portato fuori dove vengo preso a calci e a pugni. Al mio risveglio mi trovo su un camion. Devo essere svenuto. Perdo sangue dalla testa. Intorno a me c'è solo il silenzio. Le persone, se possono essere considerate tali, hanno la faccia demoralizzata e rassegnata. Sappiamo tutti dove stiamo andando. Una volta arrivati veniamo registrati e separati in gruppi. Questa volta non sono abile al lavoro. Questa volta sono tra quelli che hanno bisogno di una doccia. Grazie. Buongiorno. Le mie meditazioni mi hanno portato a credere che una grande,
primordiale e innata paura assilli il nostro cuore. Essa non viene identificata con un nome ed è subdola, perché è capace di nascondersi e di camuffarsi nei meandri dell'animo. Sarà forse figlia di Cronos Pandamator, il tempo padrone e divoratore che spinse già gli antichi greci, partendo da Erodoto, a tramandare per iscritto, in una propria rielaborazione, le vicende e i momenti di un popolo, quello greco appunto, affinché non cadessero nelle fauci di questo dominatore, il tempo, per poi venir digerite dall'oblio. Immaginando di viaggiare su una linea cronologica, incontreremo il poeta William Shakespeare, intento a comporre il sonetto XIX, timoroso del Devouring Time verso il suo amore. Ma l'angoscia che le sabbie del tempo arrivino a cancellare ciò che è stato si sviluppa sempre. Il mostro si accresce poi in un'alleanza pericolosissima e stipulata con l'indifferenza e l'ignoranza, intesa come non conoscenza. Questo è il particolare terrore che tormenta la mente di chi fu tanto forte da riuscire a superare il buio della Shoah. Tendiamo idealmente le mani agli internati di Casoli, a coloro che perirono, a coloro che sopravvissero, alle famiglie, ai bambini, ai Nagle, di cui mi occuperò io, a Salomone Afnaim e ai Grauer, di cui si occuperà Elia direttamente dal liceo classico, a Maximilian Segal, che verrà introdotto da Luigi Impicciatore, e infine a Wojciech Béla Hochberger e a tutti coloro che subirono la malvagità di molti uomini. Non possiamo chiedere onore più grande, perché è nostra intenzione rendervi partecipi della memoria attraverso la narrazione, e ci adoperiamo con tutte le nostre forze affinché essa si faccia azione morale, dono alla società, e così combatta l'orda di negligenza verso la nostra storia. Saremo i primi ad accarezzare le ali della felicità. Colgo l'occasione per porgervi stima e vi invito a riflettere su una frase assai toccante di Saul Bellow, premio Nobel per la letteratura nel 1976, canadese di origine ebraica. Tutti abbiamo bisogno della memoria. Tiene il lupo dell'insignificanza fuori dalla porta. Quando pensate alla storia della famiglia Nagler, dovete necessariamente immaginare di camminare lungo viale Miramare a Trieste. E infatti i Nagler abitavano in via San Nicolò 12, dove avevano un piccolo negozio di ferramenta. Viale Miramare fu anche celebrata, lo sappiamo, dal poeta, felicemente dal poeta Giosuè Carducci. I Nagler però non erano di origini italiane, provenivano dalla Polonia e Giacomo, il figlio di Salo e Adele, era nato anch'egli in Polonia in una piccola cittadina chiamata Stanislavov nel 1913. Erano emigrati poi in Italia nel 1920. Conducevano una vita felice e Giacomo, detto anche Cubi, si preoccupava di aiutare il padre nella propria attività. Ma dobbiamo considerare che la felicità per questa famiglia, così come per altre numerosissime famiglie, verrà stroncata dopo il 1938 con l'entrata in vigore delle leggi razziali. Viale Miramare, che era stato cantato ed osannato dal poeta Giosuè Carducci, ora si trasforma in una micidiale ragnatela di arresti. E Salo capisce ben presto che la situazione sta precipitando. Vorrebbe infatti trasferirsi in America presso il fratello Emanuele a New York, ma i tempi burocratici glielo impediscono. La partenza è prevista per luglio 1940. Ma uno strano gioco del destino fa sì che l'Italia entra in guerra il 10 giugno. Tutte le frontiere vengono chiuse, non c'è più possibilità di uscire. Salo viene arrestato il 23 giugno. La famiglia è sconvolta.
Giacomo, che ama molto il padre ed è un ragazzo pieno di ardore e di coraggio, arriva a scrivere allo stesso ministro degli interni in una accorata epistola che però risulterà vana. Vana perché sulle loro teste gravava un disegno molto più ampio e meschino di quanto Salo, Giacomo, Adele e tutti gli altri ebrei o invisi potessero immaginare. Codeste sono alcune delle parole che Giacomo rivolge al Ministero degli Interni. Il più doloroso è che mio padre è già in età avanzata. È sofferente di cuore e temo che la prolungata permanenza nel carcere possa riuscirgli fatale. Chiedo null'altro che un po' di umanità, come può chiederlo un figlio, per il proprio padre e la propria madre. Salo dunque sta viaggiando in direzione di Casoli, di questo paese, un borgo alle pendici della Maiella, di cui probabilmente ignora anche l'esistenza. Giacomo invece viene catturato una settimana dopo e sarà spedito nel campo di Ferramonti di Tarsia, in Calabria, mentre Adele Waighe è rimasta ancora a Trieste. A questo punto si crea una sorta di triangolo, perché, lo ripeto, Adele si trova a Trieste, Salo si trova a Casoli e Giacomo si trova in Calabria. Vi è una sfrenata corrispondenza epistolare di tutti e tre i membri della famiglia, questo ce lo dice lo storico Gianni Orecchioni, che chiedono insistentemente di essere riuniti. E una prima piccola conquista, se così si può chiamare, arriva perché Giacomo viene trasferito qui a Casoli a settembre del 1940, mentre Adele e Salo, per aspettare, per riabbracciarsi, dovranno aspettare il 17 aprile 1941. E ricordiamo che Salo era stato nuovamente separato dal figlio il primo aprile perché è trasferito a Lanciano. La famiglia sarà definitivamente riunita il 29 maggio del 1941, perché Giacomo lo continuava a chiedere con insistenza, già che i suoi genitori ora si trovavano a Castel Frentano e lui si trovava ancora a Casoli. Scrive: «Il giorno e la notte vivo in continuo pensiero per i miei genitori». Giacomo arriverà a Casoli il 6 dicembre del 1941. Ora, tutti i membri di questa famiglia, come del resto gli altri internati, vivono in quell'ozio coatto e il tempo è veramente difficile da far scorrere. Giacomo però mantiene una viva corrispondenza di missive con la propria amata Rita Rosani, una giovane maestra triestina, anch'ella di origine ebraica, che è rimasta a Firenze. Questa corrispondenza durerà fino ai primi giorni del settembre del 1943 e ricordiamo che l'Italia firmò l'armistizio l'8 settembre. Le lettere tra Giacomo e Rita sono documenti importantissimi, ricchi di pathos e di sinceri sentimenti, anche elevati e poetici. Senza dubbio sono una grande testimonianza del carattere umano, della sua essenza. E questo è lo stesso messaggio pacifista che ci ha voluto trasmettere anche il regista Clint Eastwood nel film Lettere da Iwo Jima, in cui si mettono in parallelo le lettere scritte dai soldati giapponesi e da quelli americani prima della cruenta battaglia, mostrando da ambe le parti tutta la loro umanità. La famiglia Nagler verrà catturata, rastrellata il 2 novembre del 1943. Pensate che stavano tentando di sconfinare verso sud, oltre la linea Gustav, per rifugiarsi dagli alleati. Ma vengono catturati e dopo un breve tempo di prigionia in provincia di Firenze saranno spediti al carcere di San Vittore a Milano. Partiranno per Auschwitz il 30 gennaio 1944. Anche qui lo storico Gianni Orecchioni costruisce un parallelismo
tanto agghiacciante quanto estremamente efficace. Nemmeno 3 anni prima Salo si trovava sul treno che lo stava conducendo a Casoli. Era da solo, senza la famiglia. Ora invece si trova con la famiglia nel treno che lo condurrà verso l'assassinio, verso la morte. Nessuno dei membri della famiglia Nagler oltrepasserà 2 volte i neri cancelli di Auschwitz. E Rita? Rita era rimasta a Trieste, lo abbiamo detto, e aveva deciso di, probabilmente dopo essere venuta a conoscenza della morte dell'amato, di compiere un particolare gesto d'amore, se possiamo così definirlo, ed infatti si arruolò fra le schiere della Resistenza. Qui, dopo aver sposato un tenente colonnello, Umberto Ricca entrò propriamente nella formazione. Ma ella è l'Agnese che va a morire e sarà anche lei uccisa, assassinata, pensate, il 17 settembre del 1944 da un sottotenente repubblichino di appena 19 anni. E con le sue parole terminano le mie. Estratto dalla lettera del 3 settembre 1941. Rita Rosani a Giacomo, che è a Casoli. Vorrei chiederti una cosa, cioè vorrei ripeterti una domanda che ti ho fatto poco fa e che è rimasta senza risposta fino adesso. Tu mi vuoi ancora bene? Cioè no, sei ancora innamorato di me. Lettera del 3 settembre 1941. Rita Rosani a Giacomo. Io vi ringrazio. La casualità della vita che rappresenta un ingrediente saliente, fondamentale per tutte le vite spezzate, accomunate degli internati. Casualità che ritorna tra il settembre del 1941 e l'aprile del 1942 nella vita di Afnaim Salomone, internato in questo periodo nel campo di Casoli. Afnaim, turco d'origine, nasce ad Istanbul il 25 marzo del 1903. Proprio a Istanbul trova la sua famiglia, si coniuga con Danalea, anch'essa di Istanbul, e insieme decidono di dare una svolta, cambiare e trasferirsi a Milano il 30 gennaio del 32. A Milano nascerà il loro primogenito, che chiameranno Leone. Poco più tardi, sempre a Milano, il 14 marzo nascerà la loro seconda figlia, Vittoria, che porterà il nome dell'amata mamma di Afnaim. Solo poco più tardi arriverà il fascismo. Afnaim viene arrestato a Milano con tutta la famiglia. Viene deportato nel campo di concentramento di Ferramonti, provincia di Cosenza. Proprio da Ferramonti, tutta la famiglia Salomone, il 25 settembre del 1941, fu divisa. Afnaim, insieme a circa una trentina di ebrei, arrivò qui a Casoli. E il 26 settembre del 1941 iniziò il suo internamento qui in Abruzzo. È parte sostanziale del momento in cui Afnaim vive qui una travagliata corrispondenza col ministero che gestiva e coordinava e regolamentava le disposizioni per gli internati. Lui chiedeva di poter avere una licenza per arrivare a Milano per visitare la malata e anziana mamma, licenza che non gli fu mai accolta. Questa travagliata corrispondenza mediata dalla questura di Chieti sicuramente fu anche uno dei motivi insistenti
per i quali l'11 aprile del 1942 Salomone arriva l'ordine della questura di trasferire Salomone a Taglio di Po, lì in provincia di Rovigo. Lì verrà internato come appunto internato libero, si ricongiungerà con la famiglia. Afraim vive con i suoi cari per circa un anno e mezzo, fino al novembre del 43. È proprio il 30 novembre del 1943 che a Taglio di Po i fascisti arrestano tutta la famiglia di Salomone. Tra gli arresti ci sono anche la sorella e l'anziana mamma. Prima tutti quanti vengono rinchiusi nel carcere di Rovigo, passano per il campo di concentramento di Fossoli, verranno trasferiti a Verona, dove poi nel 1944, il 2 agosto, partiranno su un convoglio diretto in Germania, nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. Sarà il fortuito avvenimento e la casualità della data prossima alla fine della guerra, della fine del 44, e l'arrivo agli inizi del settembre del 44 appunto a Bergen-Belsen, che fece sì che tutta la famiglia di Salomone riuscì a salvarsi. Questo perché gli alleati, sia americani che russi, erano già nei pressi dei campi. Sorte non simile, ma accomunata, l'ebbe Samuel Grauer e tutta la sua famiglia. Samuel Grauer, anch'esso non italiano, nasceva il 29 ottobre a Jaroslav, in Polonia. Era un falegname, umile, che si era sposato, non sappiamo come, né dove, né quando, con Rosa Jordan, anch'essa ebrea e polacca. Insieme vissero in Polonia fino al 1939, anno in cui il Terzo Reich aveva esteso le leggi razziali in tutta la Polonia. Dovettero scappare, si rifugiarono a Trieste, pensando di trovare il porto sicuro. E invece no. A Trieste nacque il 6 febbraio del 40 il loro primogenito Marco, che il razzismo fascista, al quale il razzismo fascista strappò l'infanzia. Proprio a Trieste in quegli anni diragavano le leggi razziali promulgate due anni prima, nel 38, dal regime fascista. E proprio nel luglio del 40 che Samuel fu arrestato, tutta la famiglia fu arrestata e lui in particolare fu internato nel campo di concentramento di Casoli. Casoli, come tanti altri campi in Abruzzo, costituirono campi di internamento sostanziali e cruciali per la vita di molti internati. Qui nella provincia di Chieti rappresentavano campi che per la forte isolazione e anche per la scarsa politicizzazione degli abitanti erano un luogo ovattato, sicuro, protetto da occhi esterni. Il 16 settembre del 1940 Samuel ottenne di essere internato ad Orsogna, comune qui vicino, con il titolo di internato libero e ricongiungersi con la famiglia. Da questo momento la famiglia sortirà lo stesso tragico destino. Il 4 febbraio del 1942 nacquerà il loro secondogenito, Tito, la cui infanzia non viene nemmeno contemplata, poiché all'inizio dell'anno successivo, nel 43, l'intera famiglia verrà internata a Castelfrentano, la loro ultima residenza. È arrivato il momento nel 43, ricordiamo il 16 ottobre, giorno del rastrellamento del ghetto di Roma, dell'impazzata del regime fascista contro gli ebrei, arresti, violenze, massacri. Il 31 ottobre del 1943 Rosa, Tito, Marco e Samuel vengono arrestati a Lanciano. Da Lanciano a Chieti, all'Aquila, a Firenze, infine a Milano, dove vengono internati, incarcerati nel carcere di San Vittore. Vengono diretti alla stazione di Milano,
dove c'era e c'è ancora il convoglio del binario 6, il binario 21. E sul convoglio 6, il 31 gennaio del 44, la famiglia Grauer partì per Auschwitz. Lo stesso convoglio della senatrice Liliana Segre. Le sorti però non furono le stesse, perché da quel convoglio tornarono solo in 22, erano 605. La maggior parte di loro, tra cui anche Tito e Marco e due bambini, vennero direttamente portati alle camere a gas durante il loro appena arrivati al campo. Della famiglia Gauer non tornò nessuno. Grazie. Buongiorno, vorrei innanzitutto annunciarvi che, prima ancora che voi ve ne accorgiate, che se uso un linguaggio poco discreto a tratti è perché credo che la prima ipocrisia sia trattare la storia di Segal, dei Grauer o di tutti gli altri profughi di guerra, di tutte le altre persone meno fortunate, come una semplice storia di fantasia. Quindi se vi sembrerò poco discreto è per questo. Il 30 gennaio 1944 la lista dei partenti, dei deportati verso il campo di Auschwitz-Birkenau conteneva 9 persone passate di qui. Di queste 9 persone una era Maximilian Segal, 49 anni all'epoca. Proveniva dalla Danzica, ma era fuggito ancora prima dalla Germania, aveva 44 anni quando arrivò in Italia nel 39 e era un commerciante, una persona che aveva creduto nell'Italia di trovare rifugio. Ecco, bisogna sottolineare che in quel periodo in Italia le condizioni erano favorevoli rispetto a gran parte dell'Europa. Parrebbe improprio, nonostante la presenza del fascismo, ma in Italia, a differenza di molti altri paesi europei, un ebreo poteva ancora costruirsi un futuro autonomo, fare una carriera, trovare un lavoro. Aveva la possibilità di vivere quasi come una persona normale, almeno fino all'emanazione delle leggi razziali. Il 7 settembre del 38 vengono emanate le leggi razziali. E con queste leggi viene attestato innanzitutto che gli ebrei debbano abbandonare l'Italia in 6 mesi e poi viene impedito loro di lavorare, di frequentare le scuole, vengono, diciamo, ghettizzati come abbiamo già visto nelle storie precedenti e in particolare ne risentono gli ebrei come Segal, che hanno del lavoro la loro unica fonte di sussistenza. Ecco, Segal in realtà è una persona fortunata perché mentre gran parte degli ebrei in quel periodo vivevano in condizioni miserrime, miserevolissime, Segal aveva ancora come fonte di sussistenza i denari che gli inviava il fratello da Montevideo in Uruguay e anche alcuni parenti dagli Stati Uniti. Ecco, nelle lettere al fratello che noi abbiamo ben analizzato, ma che ha analizzato sicuramente molto meglio Klaus Voigt, docente di storia presso l'Università di Parigi, che scrive appunto questa biografia nell'88, appunto si ritrae come una persona abbastanza quieta, nel senso che aveva comunque una speranza che l'Italia non venisse mai inghiottita nel vortice del nazionalsocialismo, come invece era accaduto prima alla Germania da cui era fuggita e poi alla Danzica, alla Polonia, da cui era stata appunto la sua ultima casa. E invece non sarà così. Invece non sarà così perché nel 39 lo Stato italiano, le autorità italiane iniziano un allontanamento progressivo di tutti gli ebrei sulle frontiere tedesche. Ecco, in molti dalle frontiere tedesche ci sono già passati. Lo stesso Segal, prima di andarsene, ha visto gli orrori profondi del nazionalsocialismo, ha visto quella che è la condizione dei deportati. C'è chi anche
c'è chi anche ha assistito alla morte di alcuni suoi cari o alcuni concittadini, quindi in molti sanno che tornare in Germania in quel periodo equivale a morte certa. È una garanzia di non ritorno, ecco, un viaggio di solo andata, come ha detto qualcun altro. Segal lo sa più di tutti, Segal che è fuggito ben due volte e che adesso, nonostante mascheri la sua, diciamo, paura, sa che la sua situazione è precaria, sa che qui in Italia in realtà non potrà trovare rifugio a lungo. Nel luglio del 1940 viene trasferito a Casoli, qui quindi, all'età di soli 45 anni. Lui vivrà a Casoli due anni, vivrà a Casoli nelle cantine o negli alloggi scolastici di quella scuola in disuso di cui abbiamo parlato prima, che venivano destinati ai profughi ebrei, e vivrà in un internamento che era diverso da quello dei campi in Germania, poiché qui c'era una sorta di internamento libero. Difatti le persone che venivano internate qui avevano la possibilità di uscire piuttosto liberamente dagli stabili, potevano anche andare, certo sempre con un permesso firmato dalla podestà del posto, anche a Lanciano per sottoporsi a controlli medici, per avere delle cure, delle dentistiche, mediche o di qualsivoglia tipo. Ecco, in Italia in effetti non a tutti era garantita questa possibilità, quindi si può considerare quella di Segal come una soluzione, come una situazione abbastanza sopportabile. Inoltre continuava a ricevere i soldi da suo fratello di Montevideo e quindi lui comunque aveva la possibilità di mangiare, di sopravvivere in maniera anche abbastanza sopportabile, almeno fino al 42. Nel settembre del 42, quando una bronchite cronica lo colpisce e viene trasferito a Guardia Grele, i suoi principali sbocchi da suo fratello di Montevideo non pervengono più. Lui difatti rimane quindi isolato in quel di Guardia Grele e quando nel 20 viene trasferito all'Aquila, scortato da forze tedesche non più italiane, si rende conto che ormai la sua sorte è filmata. Il 30 novembre Mussolini firma l'ordinanza polizia numero 5 che difatti annuncia la deportazione di massa di tutti gli ebrei ai campi di concentramento tedeschi o austriaci o polacchi, per esempio quello di Auschwitz-Birkenau, dove il 30 gennaio del 1944 il nostro Maximilian troverà una spiacevole condanna. Ecco, arrivato lì, cinque giorni dopo circa, qualcuno dice sette, verrà subitaneamente condotto alle camere a gas dove troverà la morte a soli 49 anni. Ecco, quella di Maximilian non è una storia isolata, non è l'unico passato di qui che abbia trovato la morte ad Auschwitz. Ben altre otto persone, almeno altre otto persone, sono passate di qui e non sono più tornate alle proprie case. Ecco, in realtà sono 7.000 gli ebrei sul suolo italiano poi deportati ad Auschwitz, e di questi 7.000 soltanto molto meno che la metà riuscirà a uscire da Auschwitz con le proprie gambe, diciamola così. E questa di Maximilian Segal non deve essere una storia quindi importante dal semplice punto di vista conoscitivo, deve essere un principio perché la memoria divenga memoria fertile, perché da questo esibizionismo si passi a una vera e propria condanna di quella che è stata la carneficina in Italia, che spesso, come abbiamo già detto, viene mitizzata e nascosta nella figura dell'italiano per bene. Grazie. Wojciech Béla Ockberger. Béla Ockberger era un ebreo apolide, commerciante, nacque a Budapest sul finire del 1800, il 26 agosto 1898,
ed era sposato con Lea Mincia. I due risiedevano a Trieste in via Val di Rivo numero 9 dal 1938 ed ebbero due figli che allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale erano ancora piccoli. Il loro contratto durava 2 anni, ma non fecero in tempo a rinnovarlo che nel 1940 venne inoltrata la richiesta di confinamento nel campo di Casoli. Dapprima fu confinato lì solamente Bela. Poi la moglie portò richiesta di essere trasferita anche Lelli insieme a tutta la famiglia che finalmente poté riunirsi. In seguito Lea, la moglie, fu ricoverata a Trieste, dunque Bela portò avanti di nuovo una richiesta nel 1941 per essere ritrasferito a Trieste. Tuttavia il loro ricongiungimento non durò a lungo. Partirono insieme da Ferramonti sul convoglio numero 8. I due bambini, senza neppure essere immatricolati, furono uccisi nelle camere a gas. E neppure Bela e la moglie ebbero una sorte diversa. Arrivarono nel lager 4 giorni dopo, il 26 febbraio del 1944, nello stesso convoglio di Primo Levi, e Bela ricevette il numero 174503. Di tutti i 650 ebrei che partirono da Fossoli e furono rinchiusi ad Auschwitz, solamente 125 sopravvissero, 120 uomini e 5 donne. Venne inviato a Fossoli, presso Modena, in un vasto campo di internamento, già destinato ai prigionieri di guerra inglesi e americani. Al momento del mio arrivo, e cioè alla fine del gennaio 1944, gli ebrei italiani nel campo erano 150, ma entro poche settimane il loro numero giunse ad oltre 600. Alcuni pochi si erano consegnati spontaneamente, o perché ridotti alla disperazione dalla vita randagia, o perché privi di mezzi, o per non separarsi da un congiunto catturato, o anche, assurdamente, per mettersi in ordine con la legge. L'arrivo di un piccolo reparto di SS tedesche avrebbe dovuto far dubitare anche gli ottimisti. Si riuscì tuttavia a interpretare variamente questa novità, senza trarne la più ovvia delle conseguenze, in modo che, nonostante tutto, l'annuncio della deportazione trovò gli animi impreparati. Il mattino del 21 si seppe che l'indomani gli ebrei sarebbero partiti. Tutti, nessuna eccezione, anche i bambini, anche i vecchi, anche i malati. Per dove non si sapeva. Prepararsi per 15 giorni di viaggio. Per ognuno che fosse mancato all'appello, 15 sarebbero stati fucilati. Soltanto una minoranza di ingenui e di illusi si ostinò nella speranza. Noi avevamo parlato a lungo coi profughi polacchi e croati e sapevamo che cosa voleva dire partire. Venne la notte. E fu una notte tale che si conobbe che occhi umani non avrebbero dovuto assistervi e sopravvivere. Ognuno si congedò dalla vita nel modo che più gli si addiceva. Alcuni pregarono, le madri vegliarono e prepararono con dolce cura il cibo per il viaggio e lavarono i bambini. E all'alba i fili spinati erano pieni di biancheria infantile, stesa al vento ad asciugare. Non fareste anche voi altrettanto? Se dovessero uccidervi domani col vostro bambino, voi non gli dareste oggi da mangiare? Noi sostammo numerosi davanti alla porta e ci discese nell'anima, nuovo per noi, il dolore antico del popolo che non ha terra, il dolore senza speranza dell'esodo di ogni secolo rinnovato. L'alba ci colse come un tradimento, come se il nuovo sole si associasse agli uomini nella deliberazione di distruggerci. Ci attendeva il treno e la scorta per il viaggio. Qui ricevemmo i primi colpi. E la cosa fu così nuova e insensata che non provammo dolore nel corpo né nell'anima, soltanto uno stupore profondo. Come si può percuotere un uomo senza collera? Vagoni merci, proprio così, chiusi dall'esterno, e dentro uomini, donne, bambini, compressi senza pietà. Come merce di dozzina, in viaggio verso il nulla, un viaggio all'ingiù, verso il fondo. Questa volta il fondo era dentro di noi. Grazie.
Bene, adesso c'è un momento molto importante. Sempre saranno i ragazzi protagonisti, perché c'è la sistemazione delle pietre d'inciampo, quindi dobbiamo guardare all'insù. Momento pietre d'inciampo che ci ricorderanno i nomi, alcuni li abbiamo sentiti proprio fa, dai ragazzi dell'Algeri Marino, da quelli del liceo classico di Lanciano, e ci accompagnerà il violino di Gennaro Spinelli. Bravo. In tante città europee si trovano queste pietre che ci ricordano le vittime dell'Olocausto. Io chiederei a Costanza Cavadire di raggiungermi, perché c'è un ultimo momento che concluderà questo spazio che è stato gestito dalle due scuole, dall'Algeri Marino e dal liceo classico di Lanciano. Devono essere consegnate delle targhe. Adesso non so dov'è Costanza, non la vedo. Ah, è là sopra. Quindi se ritorna indietro consegniamo le targhe ai partecipanti. Dov'è? Ecco, se accelera è meglio, perché i tempi sono lunghi, sennò rischiamo che poi tutti vadano via e ci sono ancora degli interventi importanti. Prego Costanza, dobbiamo consegnare le targhe, anzi dovete consegnare le targhe, io sono solo qui a ricordarlo. Prego. Allora, io chiamo le persone che riceveranno le targhe per cercare di essere il più rapida possibile.
dall'ambasciatore della Repubblica di Sforza. Se vi mettete avanti è meglio, perché altrimenti... Allora, all'ambasciatore? Allora, la prima targa va all'ambasciatore della Repubblica di Slovenia, Tomáš Kustel, prego, è lì. Ok. Serve in 3D che ricorda il monumento di Casoli. Poi ce n'è una per Vincenzo Calò dell'Ampi. Prego, a Vincenzo Calò. Sì, sono state realizzate dai ragazzi e rappresentano, diciamo, il monumento di Casoli. Benissimo. Enzo Fimiani. Enzo Fimiani, forza di corsa, perché forse dovevate aprirle un po' prima, perché sennò perdiamo tempo. Enzo Fimiani. Poi al professor Giovanni Certia. A Lorenzo Camerini, grazie. Poi credo ci sia per la famiglia Palme anche. E poi abbiamo finito, giusto? Per Lucia Palme. Se abbiamo... Prego, Lucia Palme, finite? No, ci sono ancora. Ah, ci sono ancora. Per chi? Marco De Virgilis. Però apritele, perché altrimenti... È il nostro sponsor. Grazie. Ancora? Ah, pure per il professor Costantino Di Sante, che dobbiamo ascoltare, quindi professore, se ritorna di qua, Costantino, altrimenti magari la appoggiamo la targa. Questa? Massimo Tiberini, possiamo lasciare? Grazie. Ecco, chi è questo? Grazie. Ah, e questa è chi è? Una è per te, intanto. Allora me la prendo, mi autoconsegno la targa, eh? Ottimo, grazie. Credo che a questo punto più... Ci siamo? L'architetto Fortunato, mi dicono. Giuseppe Fortunato, che è andato via. Sì. E poi ce n'è un'altra ancora? Giuseppe. Vabbè. Lorentini. E Giuseppe Lorentini. Posso chiamare il professor Di Sante? Sì, sì, sì. Eccolo. Allora, forza. Costantino Di Sante è uno storico, uno studioso, a lui dobbiamo uno studio fondamentale sui campi di concentramento abruzzesi. E lavora tantissimo. Qui dovrebbe un po' parlarci appunto di questo, dell'internamento fascista 80 anni dall'occupazione della Jugoslavia. Bene, grazie Maria Rosaria, grazie veramente per questo invito. Visto i tempi brevi del mio intervento, sono però molto commosso per tanti motivi. Innanzitutto un plauso all'amministrazione di Casoli e all'amico storico Giuseppe Lorentini, all'ambasciatore sloveno e ai familiari degli ex internati in questo campo, perché perché sono emozionato? Perché pensiamoci, questo campo apre nel 1940 e oggi restituiamo la sua storia a una comunità, io direi all'intero, diciamo, anche mondo culturale, non solo, un pezzo di memoria che viene restituito a quello che poi di solito si chiama uso pubblico della storia o public history, cioè è una comunità che fa storia, che è la cosa più importante, secondo me, contro il vaccino, all'odio, all'antisemitismo, al razzismo.
Non solo questo, ci è voluto tanto tempo e qui dobbiamo interrogarci e anche ricordare il perché ci è voluto tanto tempo. E perché un po' ci siamo vergognati anche come abruzzesi. Ci siamo vergognati con il modo in cui abbiamo partecipato anche noi, è stato ricordato tante volte. Ma ci siamo ricordati anche, e dobbiamo farci ancora i conti, che l'Italia è stato il paese dove è nato quel seme dell'odio ed è stato un laboratorio per tutta l'Europa. Siamo a 100 anni dalla marcia su Roma e purtroppo, dico purtroppo, quei semi, come ci ammoniva Primo Levi al viaggiatore che andò a visitare Auschwitz, sono ancora tra noi. E quindi quando si dice Auschwitz mai più, purtroppo è un bello slogan, ma se ci guardiamo indietro anche nel presente non ha attecchito fino in fondo. Questo muro spero che sia un muro che blocchi quest'odio e che continui a far fare buona storia, buona conoscenza, buona memoria. In particolare, qui mi rivolgo soprattutto all'ambasciatore sloveno, dobbiamo ricordarci che il fascismo va al potere con tutte le complicità del caso, della monarchia, di tanti classi imprenditoriali dell'epoca, va al potere con la violenza ed è un tratto distintivo della presa di potere di un regime autoritario totalitario, diventerà totalitario, che sarà un laboratorio che anticipa i fascismi europei. L'Italia è stato il primo esempio di svolta totalitaria in Europa, prima del nazismo. E su questo purtroppo noi italiani non abbiamo fatto i conti, ecco perché ripartire da cosa? Dall'internamento e non solo delle leggi razziste del 38, ma dalla snazionalizzazione del popolo jugoslavo, sloveni, croati, che avviene subito dopo la presa del potere del regime, perché come tutti i regimi autoritari c'è bisogno di costruire un nemico e tutt'oggi la propaganda ha bisogno di costruire nemici. E all'epoca funzionava molto bene il razzismo antislavo, per tanti motivi, non abbiamo il tempo di approfondirlo. Abbiamo cancellato i nomi, abbiamo snazionalizzato quei territori ex jugoslavi, senza diritti dopo la guerra, quando sono arrivati qui. Ma dirò di più, prima delle leggi razziste del 1938, noi abbiamo costruito l'apartheid in Africa, con le leggi del 37, dove nell'Africa orientale non era più possibile avere rapporto con le donne di colore perché nascevano i meticci e quindi il culto della stirpe e del sangue puro. E questa storia l'abbiamo dimenticata anche rispetto alle tragedie che vediamo oggi, no? Sul nostro mare, che sono state ricordate. Ciò non toglie che dobbiamo affrontare questi temi come eventi storici e ricordare e ricostruire con tutte quelle sfumature che sono state dette e complessità di questa storia. Perché se noi ci limitiamo al binomio vittime carnefici cadiamo in una profonda trappola, come è stato fatto molto bene da ragazzi a ricostruire le loro storie di cosa hanno fatto quando erano in vita, chi erano, cosa abbiamo perso eliminandoli, facendo sì che non fossero aiutati. E ricordiamolo, siamo anche a 80 anni, tra poco saranno 82, dell'aggressione italiana insieme alla Germania ed altri alla Jugoslavia nel primo aprile del 1941, senza dichiarazione di guerra tra l'altro. E quella vicenda ci fa ricordare non solo il razzismo antislavo, ci fa ricordare anche tutta una serie di episodi che poi riguardano anche il nostro territorio, riguarda casi dove sono arrivati coloro che erano definiti appunto da tenere sotto controllo e da razziare nei territori dove insisteva giustamente la resistenza di un popolo. E arrivano qui già col tentativo di essere spersonalizzati, arrivano qui lasciando tutto quello che poi avevano su quei territori, arrivano qui anche con i loro villaggi bruciati. E ricordiamo, l'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale al trattato di pace doveva pagare per i crimini di guerra, non ha mai pagato e parte di quei danni di guerra furono poi pagati, e qui ricordiamolo, con le masserizie dei tanti profughi siano-dalmati e fiumani, una colpa che poi abbiamo tentato di mettere sotto il tappeto.
E quindi non solo ci siamo in dovere di chiedere scusa al popolo sloveno, di Jugoslavia, ai tanti ebrei che sono passati nel nostro paese, ma questo monumento, questo memoriale non ci può tenere lontani anche da, appunto, ripartire dalla nostra comunità, ricordare che a Tossicia, il campo per Rom e Sinti, provenivano dalla Slovenia intere famiglie, capire perché l'Abruzzo è stato all'epoca utilizzato come una delle principali regioni di internamento, anche perché nelle direttive c'era scritto che la popolazione doveva essere meno politicizzata. Cosa vuol dire? Che eravamo più ignoranti, analfabeti, perché in questo modo le idee non potessero circolare tra gli internati e la popolazione locale. Dobbiamo combattere ancora questa ignoranza, perché, come diceva Primo Levi, il seme dell'odio non possa essere più seminato. Sta a noi, sta a tutti noi, e questo monumento, veramente ringrazio l'amministrazione e Lorentini, è veramente un esempio di come si deve fare storia, di come si deve fare memoria. Buona memoria a tutti, grazie. Grazie, grazie a Costanzo De Samit. Ci avviamo alla chiusura. Giuseppe, sei stato evocato più volte, Giuseppe Lorentini, che è l'artefice di questa ricerca, una ricerca che continua, perché bisogna dire che per conoscere bene bisogna continuare a ricercare negli archivi e poi magari intracciando anche, ecco, delle fonti orali, come abbiamo visto oggi, no? I pronipoti che ricordano. Giuseppe Lorentini. Allora, dopo una mattinata così intensa di emozioni, ma soprattutto degli interventi molto autorevoli, a me non sta altro che il compito di ringraziare. E ringrazio in modo particolare tutti quanti sono accorsi oggi qui a Casoli, in modo particolare l'ambasciatore della Repubblica di Slovenia, la famiglia dell'internato già ricordato Fortunato Mikuletic e tutte le autorità presenti, i ragazzi delle scuole, le dirigenti scolastiche, le professoresse, gli insegnanti, e soprattutto voglio ringraziare tutti quelli che hanno potuto, hanno permesso di realizzare questo, che non è mai banale, tutti i tecnici comunali, gli uffici tecnici del comune, che hanno veramente lavorato giorno e notte per realizzare quanto oggi possiamo apprezzare. Io ringrazio anche in modo particolare Marco De Virgilis, che è la persona che con la sua sensibilità verso questa tematica ha voluto contribuire dandoci appunto questo impianto audio che stiamo usando adesso, quindi il nostro sponsor Mark Pais e Mark Audio. Voglio ringraziare te per la bellissima conduzione, voglio ringraziare Santino Spinelli, voglio ricordare che questa sera ci sarà il concerto al teatro, al cinema comunale di Caso, alle ore 18, di Santino Spinelli insieme a Enrico Fink, presidente della comunità ebraica di Firenze, Romano Simcià, Festa Ebraica Rom, dove appunto ascolteremo anche Enrico Fink per quanto riguarda la giornata della memoria e quindi della Shoah. Io volevo fare un semplice intervento che riguarda che cos'è un memoriale, perché tutti si chiedono che cosa significa un luogo della memoria. E sicuramente ci saranno tante critiche, ci saranno le persone che andranno a controllare gli errori, i refusi nei pannelli, ci saranno quelli, ma si poteva fare un colore diverso, così non si vede. Ci sono quelli che diranno che non piace, ci saranno quelli che dice però io l'avrei fatto diversamente. Come sempre questo è inevitabile, però la cosa che possiamo dire è che noi l'abbiamo fatto. E non è un punto di arrivo, ma è un punto di inizio, perché qui ora comincia quel laboratorio pedagogico, formativo, che ogni luogo della memoria deve avere, perché un luogo della memoria, se voi guardate bene questa opera, e devo ringraziare anche la sensibilità dell'architetto Giuseppe Fortunato che l'ha realizzata, a tre, come tutti i luoghi della memoria, degni di questo nome, deve rispondere a tre esigenze. Deve essere, prima di tutto, un luogo, uno spazio e una rappresentazione. E io penso che noi siamo riusciti ad ottenerlo. Perché qui non è soltanto una rappresentazione, come dire, plastica delle persone internate attraverso questa composizione che vedete qui al mio lato, ma c'è anche un'esperienza formativa, perché qui si ha la possibilità
di confrontarsi con la storia e non solo con la memoria, e soprattutto sia la possibilità di acquisire quelle che si chiamano scientificamente le competenze storiche, ossia la capacità critica del passato e non un uso politico strumentale della memoria come spesso purtroppo accade. Quindi io penso che col tempo questo spazio diventerà un luogo di confronto, perché bisogna anche dirlo, la memoria è importante, però la memoria è molte volte anche divisiva, perché è sempre stato così. Quindi diventerà uno spazio di confronto e soprattutto io penso che quanto si dà la voce a chi non l'ha avuta la possibilità di esprimerla, sembra quasi che sia sbagliato, perché noi siamo come esseri umani abitudinari, quindi quando qualcuno rompe quell'abitudine del silenzio ci sembra che sia sbagliato. Ecco, tutta la discussione che abbiamo avuto anche sopra quest'opera sui social, alcune volte anche in maniera molto becera, ci ha insegnato che l'obiettivo era già raggiunto, perché le persone ora ne parlano, le persone si devono confrontare con questa storia, con questa nuova identità di questo spazio che è stato riqualificato come luogo europeo della memoria, e dobbiamo essere tutti orgogliosi, come è stato già detto precedentemente da chi mi ha preceduto. Quindi io veramente di cuore ringrazio l'amministrazione comunale del comune di Casoli, il sindaco Massimo Tiverini, ma soprattutto il compianto sindaco Sergio De Luca, il quale quel famoso 4 marzo 2013 mi firmò la prima carta dove iniziò questo lavoro, visto si conferma. Così è iniziato tutto da lì, consultando l'archivio del comune di Casoli e trasformando questo archivio in una patrimonializzazione urbanistica. Quindi ecco perché ho intitolato il mio titolo, che spero presto diventerà anche un saggio, Dai documenti ai monumenti. E questo è possibile. E ringrazio di cuore anche la presenza del mio professor tutor, professor Giovanni Cerca dell'Università del Molise, con il quale appunto cercheremo di portare avanti questa ricerca che si arricchirà della traduzione del libro Internatitis di Mikuletic, che darà nel panorama storiografico italiano una nuova fonte, una fonte peculiare per comprendere l'internamento civile fascista da un punto di vista interno, ma soprattutto da un punto di vista intelligente, perché questa persona, questo avvocato, si è trovato nella condizione di dover fare da mediatore tra gli internati e il direttore del campo. E voglio ringraziare a nome di Casolani la famiglia di Giuseppe Verlengia di Pianibbie, che ha salvato 4 internati di 4 internati sloveni, croati, serbi. Grazie a questa famiglia Fortunat Mikuletic ha avuto la possibilità di sopravvivere e ritornare alla sua nella sua patria. Grazie a questa famiglia sono state sfamate queste persone, gli è stato dato riparo dai tedeschi che stavano in quel momento occupando il territorio. E voglio anche aggiungere che questa famiglia di Giuseppe Verlengia non solo ha salvato gli internati del campo di Casoli, ma ha salvato, ha dato ristoro e ospita anche a tanti prigionieri che venivano dal campo di Sulmona di Fonte d'Amore. Ecco la resistenza umanitaria. Esattamente. La complessità della resistenza umanitaria. E noi abbiamo un documento prezioso che questo avvocato ha lasciato scritto, proprio un'attestazione, per far sì che Giuseppe Verlengia potesse consegnarlo agli alleati e dimostrare che ha salvato e ha dato veramente la possibilità a queste famiglie di sopravvivere. Quindi è anche un riscatto umanitario, non è che abbiamo avuto solo il campo, è stato ricordato che abbiamo avuto anche la Brigata Maiella, ma abbiamo avuto anche delle persone, dei semplici cittadini che hanno rischiato veramente tanto. Quando leggerete il libro ci sono degli aneddoti incredibili, cioè, ve lo dico anche perché è un libro molto divertente, devo dire, perché questo autore è veramente acuto, avevo il senso dell'ironia che lo usava per drammatizzare, ma vi dico semplicemente che cosa è stato capace di fare Peppino, cosiddetto Peppino, il capitolo nel libro si chiama Peppino, sono riusciti a rubare un maiale ai tedeschi e a rivenderglielo alla Wehrmacht. È veramente fantastico questo capitolo. Ma ci sono... E questo
questo grazie appunto a Mikuletic, che aveva studiato giurisprudenza a Vienna, quindi parlava il tedesco, certo. E sono riusciti appunto a riscattare anche questa terra. Quindi io ringrazio veramente tutti, vi aspetto nel pomeriggio insieme a Santino. Sì, ma ancora concludiamo. Sì, vi aspetto questo pomeriggio alle ore 18, sempre con mascherine e Green Pass naturalmente, per il concerto di Santino Spinelli. Però come ha già detto adesso, non abbiamo ancora finito, cioè... c'è l'ultimo saluto e poi una piccola visita soltanto per gli ospiti ristretti alle cantine di Palazzo Tilli, perché comunque le cantine saranno aperte, ma per questioni di Covid cerchiamo di non affollarci tutti adesso, quindi saranno aperte tutta la giornata. E quindi grazie veramente a tutti per la vostra presenza e la vostra sensibilità dimostrata. Grazie a Giuseppe per questa storia. Sì, adesso sì, lo so. Infatti, perciò ho detto che non abbiamo concluso, perché in realtà non mi era stato detto che le targhe sono tantissime, io pensavo solo ai vari ospiti. Invece, quindi direi, Costanza, se arrivi qui, perché così, ah no, ci sono loro, perfetto, dobbiamo consegnare ancora le targhe ad altre persone. Quindi vi do, ditele voi, annunciatele voi. Intanto, Santino Spinelli. Forza, Santino. Poi dovete anche dirci che queste targhe chi le ha fatte, perché questo è importante. Eh? Se si vuole una foto. Vabbè. Vabbè, queste targhe sono il nostro contributo come istituto a... sono il nostro contributo per questo progetto. Sono state realizzate interamente da gli alunni del professionale di Casoli. E tramite programmi di modellazione solida, dove abbiamo riprodotto il muro, il memoriale, e in seguito stampato nel nostro laboratorio con le nostre stampanti 3D. Bravi, fate un applauso a questi ragazzi. Grazie. Aspetta, però ce ne sono ancora altre da dare, giusto? Sì, a sì. Chi quella? Sergio Furia, in rappresentanza della provincia, consigliere provinciale, provincia di Chieti. Poi? Ecco, anche il libro di Lorentini a Sergio Furia, Ozio Coatto. Al professor Luciano Biondi la targa del liceo classico di Danciano. Dov'è Luciano Biondi? Non so se c'è. Ecco, ci sono gli studenti, ma lui non lo vedo. La ritirano i ragazzi, gli studenti. E poi? Ecco qui, ai ragazzi. Purtroppo il professore se n'è andato. Vabbè, ci siete voi. Avevo seri impegni. Sì. Benissimo, allora ritiro gli studenti del classico. Grazie ancora. Tira della Morgia. Siamo, diciamo, quasi assonanti. Consonanti. Che è la presidente dell'AMPI di Casoli. E quindi, come è stato ricordato, è stata sempre in prima linea, sì, salire è abbastanza faticoso, ed eccola qui. L'Algerimarino se l'autoconsegna perché c'è Costanza Cavaliere. No, ce n'è ancora un'altra. Ecco, vedi. Scusa, della giornata la nostra ospite, perché non so dove sia, Antonella Allegrino. Ah, Antonella Allegrino. Ah, c'è Antonella, eccola. Eccola qui Antonella, che tra l'altro è stato già ricordato, insomma, ha fatto un lavoro straordinario e fa un lavoro straordinario per la promozione culturale di Caso. Beh, niente, adesso diciamo, poi qui c'è un premio alla carriera in qualche modo. Grazie anche a te. Allora, sindaco, bisogna tornare qui perché c'è il ruolo del sindaco che deve chiudere adesso, così che io posso chiudere anch'io. Thank you.
brevissimo. I ringraziamenti sono stati fatti da tutti, da Giuseppe, ma veramente grazie a tutti. Io veramente ci penso... vediamo qui per il Sentiero della Libertà. Sì, sì, ci vediamo sicuramente per il Sentiero della Libertà qua in piazza tutti quanti assieme. Volevo fare solo questa piccola e semplice riflessione, perché oggi più che mai ho capito che abbiamo il diritto dovere di autodeterminarci, di fare le scelte e di capire dove andare, sia con la memoria ma soprattutto con il futuro di quello che vogliamo fare. Quindi siamo noi stessi artefici delle scelte. Non demandiamo ad altri qualsiasi ruolo, il ruolo del genitore, il ruolo dell'amministratore, il ruolo dell'insegnante, il ruolo del dirigente, qualsiasi ruolo deve essere proprio e deve essere fatto con scienza e coscienza. E non demandiamo ad altri attività che noi stessi dobbiamo fare. Quindi grazie a ognuno e ci vediamo sicuramente l'anno prossimo, ma prima ancora al Sentiero della Libertà. Grazie. Al cinema l'ha detto Giuseppe, tante volte. Grazie a tutti, grazie alla mia stazione di casa. Entriamo secondo la guida rossa che trovate e lo andiamo a depositare, a deporre liberamente dove volete ai piedi del manifesto che trovate all'interno con i nomi degli internati. Grazie. Che non era così. Sì, sì, ma questo sì. Certo, no, di tu ci mancherebbe, io solo per compiere. Simo, tu vuoi andare dentro a riprendere il gesto? Ecco, di Maria Rosaria che depone. Suggestivo, non è stato pregato per fare il